Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questa tavola rotonda virtuale che ci vede a confrontarci sul tema del censimento permanente della popolazione. Lo faremo da vari punti di vista, confermando che il processo censuario nel nostro paese, ma direi ovunque, è un processo molto articolato e complesso che si compone di tante parti e di tanti attori. Mi accompagneranno in questo confronto alcuni colleghi direttori dell'Istat che vi passerò a presentare successivamente, e rappresentanti dell'USCI e dell'ANCI. Ringrazio tutti per essere presenti. Io sono Serenella Ravioli, il direttore della comunicazione e della diffusione Istat. Ho il compito di accompagnarvi in questo mini viaggio e anche di stimolare, ove possibile, un dibattito e un confronto che si svolgerà però esclusivamente alla fine. Intanto, prima di passare la parola ai miei colleghi, lasciatemi ringraziarvi tutti. Vi siete iscritti in tanti e siamo ora già a circa 250 partecipanti. Questa è la riprova dell'interesse che noi riteniamo abbia l'argomento, ma soprattutto anche la varietà dei rappresentanti che ci stanno seguendo, dimostra che l'interesse è alto su tutto lo stivale dell'Italia, da Vibo Valentia a Gorizia, tanto per citare dei riferimenti geografici, ma veramente tutte le regioni sono presenti moltissimi enti locali. E noi, proprio con uno sguardo agli enti locali e a quanto sono importanti i dati e la collaborazione con gli enti locali, passiamo adesso la parola prima di tutto, ai colleghi direttori dell'Istat e cominciamo con una prospettiva di scenario e parliamo di strategia con il collega Saverio Gazzelloni, che credo quasi tutti conoscerete, è il direttore delle statistiche demografiche del censimento permanente. Prego, Saverio. Grazie Serenella, buongiorno a tutti. Grazie per la partecipazione ampia già sottolineata da Serenella. Io cerco di fare un rapido scenario di quello che è stato nei 2 anni precedenti il censimento, quello che è stato nel 2020 e quello che in prospettiva dobbiamo mettere in progettazione. Molto, molto velocemente, voi tutti sapete, sarete stati più che coinvolti nelle operazioni censuarie. Il nuovo censimento permanente, si poggia su un'architettura complessa che vede al suo centro il registro base degli individui, il registro statistico base degli individui. Questo registro, curato, progettato, mantenuto dall'Istat, è la fonte di input delle operazioni censuarie perché determina, i campioni, ma è anche il punto finale di, convergenza dei risultati delle operazioni censuarie, perché è il registro che, ricevute le informazioni dalle operazioni censuarie, fornisce le, informazioni, di output. Il censimento per arrivare al registro base di individui nel 2018 e nel 2019 si è basato, come previsto anche dalla norma, sull'integrazione di operazioni di rilevazioni dirette sul campo di natura campionaria, è questo che ha differenziato molto il nuovo censimento dal censimento tradizionale decennale, e dall'integrazione di queste indagini, di queste rilevazioni, con le fonti amministrative, con un archivio molto ampio che l'Istat sta curando ormai da tempo. L'archivio delle informazioni dei dati amministrativi, archivio integrato dei dati amministrativi, che fornisce ulteriori informazioni per determinare quello che, confluendo appunto nel registro base degli individui, determinerà il conteggio della popolazione e a seguire anche la produzione di informazioni censuarie sull'occupazione, sull'istruzione e via dicendo. Questo è il modello di base che ha sorretto l'avvio delle operazioni e ha portato ai risultati delle annualità 2018 e 2019, come voi ben sapete. Ci tengo a sottolineare molto che l'integrazione con gli archivi amministrativi è un punto fondamentale, poi ci tornerò sopra anche nelle prossime riflessioni. È un punto fondamentale che valorizza un database che a oggi sta tra i 250 milioni e 300 milioni di record integrati. È un lavoro a cui concorre essenzialmente la direzione del censimento, ma con fortissime integrazioni con la metodologia, la raccolta dati, le statistiche demografiche. Quindi è una base dati fondamentale che ci ha sorretto
già dalle prime operazioni del 2018 e 2019. A metà dicembre diffonderemo i risultati, i primi risultati delle operazioni 2018 e 2019 e nel corso dei primi mesi del 2021 continueremo ad incrementare l'offerta informativa perché appunto stiamo mettendo a punto tutti i vari risultati, li stiamo validando e appena pronti li mettiamo a disposizione di tutti gli utenti. Questa struttura è appunto la struttura che ci ha raccontato l'esperienza del 2018 e del 2019. Come tutti sappiamo, purtroppo, il 2020 è stato un anno particolarmente difficile, è tuttora, ma nella prima parte dell'anno si sono succedute tutta una serie di situazioni legate essenzialmente solamente all'emergenza sanitaria che hanno pesantemente influito su questo disegno. Dico subito, in modo molto ottimistico, che la robustezza del disegno comunque ci consente di tenere molto bene la situazione rispetto a quella che è la storia del censimento permanente. Ci torneremo. Comunque, come tutti ricordate, alcuni provvedimenti che hanno iniziato a susseguirsi, provvedimenti del governo, hanno iniziato a susseguirsi a partire dal mese di marzo, hanno introdotto nello scenario della nostra vita sociale e economica tutta una serie di nuove limitazioni, soprattutto con riferimento alle operazioni censuarie, le limitazioni più importanti che ci hanno riguardato direttamente, come facilmente potete immaginare, sono state le limitazioni alla mobilità e il distanziamento sociale. Cioè, per sintetizzare in un'immagine unica e banale, semplice, fare un'intervista era una cosa praticamente impossibile da pensare in quel momento. Non dimentichiamo anche che nei provvedimenti del governo le attività statistiche dei comuni per un periodo non trascurabile non sono rientrate tra le attività non indifferibili, quindi anche i comuni, sicuramente lo sapete meglio di noi, ma noi abbiamo avuto molti segnali in questo senso, hanno passato un periodo molto molto difficile anche con scarsità di risorse in presenza e quindi con notevoli problemi organizzativi. Ci tengo a sottolineare questo perché è importante evidenziare il fatto che il censimento, come l'abbiamo visto, non si svolge solamente nei 3 mesi di rilevazione. Il censimento viene fatto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno, ma voi sapete molto bene, chi è stato coinvolto, che per arrivare a fare le interviste in quei 3 mesi c'è bisogno di un'attività preparatoria molto 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 intensa, che parte praticamente proprio dal mese di marzo-aprile, direi dal mese di marzo, quindi purtroppo la coincidenza è stata veramente impressionante, nel senso che proprio nel momento stesso in cui noi dovevamo dare lo start-up a una serie di operazioni molto complesse, la situazione sociale del paese si è bloccata. Noi da marzo a settembre quello che dobbiamo mettere in cantiere, penso che molti di voi lo sanno perché l'hanno fatto, però è bene un attimo fare il riassunto, riguarda attività inerenti da vita interna del comune, perché il comune nell'organizzazione della rete del censimento è il punto terminale più importante di tutta la catena, perché poi è il comune che gestisce l'organizzazione della rete di rilevazione. E quindi i comuni in quel periodo devono costituire gli uffici comunali di censimento, che sono attività che spesso impattano sulle normali procedure amministrative interne. Ci sono comuni che fanno delibere di consiglio, comuni che fanno ordini di servizio. Comunque il comune ha un carico organizzativo perché deve costituire l'ufficio comunale di censimento. C'è tutta un'attività notevole di selezione dei rilevatori, perché sappiamo bene che il panorama è molto variegato a livello comunale. Ci sono comuni che utilizzano esclusivamente dipendenti interni, comuni che utilizzano esclusivamente dipendenti esterni, comuni che hanno un mix di situazioni. Comunque c'è un periodo in cui è necessario fare la selezione di questi rilevatori e quindi poi costituire e organizzare, non solo con i rilevatori ma anche con gli operatori di back office, con i responsabili, con i coordinatori, tutta quella che è la rete comunale di censimento. Quindi, cioè, dopo che c'è stato l'ufficio nominato, c'è la selezione, poi si costituisce e si organizza la rete.
Dal punto di vista dell'Istat, come sapete, questo è un censimento completamente basato sulle tecnologie più avanzate. Poi il dottor Fedeli ci illustrerà ancora più nel dettaglio quanto è stato forte l'investimento in questa direzione. Questo comporta, da un punto di vista organizzativo, la distribuzione e la ridistribuzione dei tablet sul territorio. Voi sapete che il censimento si basa su un numero di comuni che effettua le rilevazioni tutti gli anni e un numero di comuni che va a rotazione. Dovete immaginare che i comuni che vanno a rotazione comportano una movimentazione sul territorio di tablet che devono essere ritirati e riassegnati a rilevatori che fanno parte dei comuni della nuova Wave. Quindi è un'attività assolutamente contrastante a quello che era l'organizzazione della gestione dell'emergenza sanitaria. Per di più, poi, nelle fasi finali pre-censimento c'è un forte investimento in formazione dei rilevatori e quindi vengono a susseguirsi tutta una serie di incontri a livello comunale, a livello provinciale, che ovviamente cozzavano tantissimo con i principi del distanziamento sociale. Quindi non soltanto l'intervistatore che ha problemi a intervistare la famiglia, ma tutta questa serie di attività precedenti che in qualche modo hanno reso veramente impossibile gestire queste fasi preparatorie. La conclusione a cui è arrivato l'Istituto, penso che la sappiate, abbiamo deciso che era impossibile effettuare le due rilevazioni areali e da lista sul territorio. Condividendo questa scelta con i comuni, con le province, con le regioni, nell'ambito del comitato di censimento di popolazione e poi formalizzando le strategie, di cui adesso vi darò una veloce sintesi, formalizzando le strategie di contenimento del danno da questo punto di vista, in un nuovo piano generale di censimento che è stato discusso in istituto, approvato dal Consiglio, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e ricevuto l'intesa finale in conferenza unificata Stato, Regioni e enti locali. Questo nuovo piano generale di censimento contiene le variazioni apportate all'assetto organizzativo, nonché un aggiornamento di operazioni, su cui poi ovviamente il dottor Menghinello ci darà più informazioni, che comunque si inseriscono in una strategia di investimento. Parallelamente a tutto ciò c'era anche la scelta, questo è importante sottolinearlo, c'era anche la scelta di mantenere inalterato il disegno metodologico e soprattutto anche il rispetto della tempistica. La cadenza annuale del censimento è una grande sfida che riguarda proprio la produzione delle statistiche di base, cioè la popolazione ufficiale con cui i comuni gestiscono la vita appunto del proprio comune e sapete che sono tantissimi gli aspetti che hanno a che fare con la determinazione della popolazione. Cambiare la tempistica voleva dire dare, diciamo, uno scossone enorme a tutto il sistema, non soltanto di produzione ma anche di utilizzo delle statistiche di popolazione. E comunque eravamo assolutamente anche convinti che trovare delle soluzioni intermedie molto verrebbe da dire non improvvisate, perché poi ci avremmo messo il massimo dell'impegno, comunque fuori disegno strutturato, poteva essere veramente un rischio che avrebbe sottoposto tutti gli attori coinvolti a uno sforzo eccezionale con risultati molto incerti. Quindi tante idee che sono state vagliate alla fine sono state scartate, proprio perché abbiamo deciso di mantenere il disegno metodologico originario, fare un grande investimento sulla qualità dei dati, puntare al 2021 per ottenere risultati ancora migliori. Quindi quello che si è determinato nel 2020 ha fatto sì che il disegno originario, che vi dicevo, registro di base alimentato dai flussi demografici, integrazione del registro con indagini integrate a loro volta con le fonti amministrative, è stato in qualche modo privato dei due tasselli molto importanti, che sono le due indagini areale e da lista. Però appunto il disegno non è un disegno che si basa esclusivamente su quelle due indagini. Quelle due indagini hanno un ruolo importantissimo, ma il disegno è ampio, perché il disegno prevede l'alimentazione dei flussi demografici nel registro,
le correzioni del registro e l'alimentazione, tutte le stime e le correzioni che possono provenire anche dalle fonti amministrative. Quindi sì, nel 2020 il disegno è parziale, ma è un disegno comunque molto molto robusto. Quindi su questa base noi abbiamo preso l'impegno di assicurare continuità informativa e di fare un investimento metodologico anche per il futuro. Su questo poi ci tornerò. Abbiamo una parentesi del 2020 rispetto a quello che succederà nel 2021. Vogliamo essere ottimisti che la edizione del 2021 sia completamente inserita nel disegno originario, e dobbiamo gestire questa parentesi, come appunto dicevo, assicurando continuità informativa. Daremo informazioni sul conteggio di popolazione per sesso, età, cittadinanza, istruzione e stato civile a partire dallo sviluppo di nuovi modelli che si basano essenzialmente sulle basi dati amministrative e integrano anche le informazioni raccolte nel 2018 e nel 2019. Questo è un forte investimento metodologico anche per il futuro, come dicevo, perché noi abbiamo una chiusura del ciclo censuario nel 2021, come voi sapete nel 2021 avremmo in qualche modo toccato tutti i comuni non autorappresentativi e intervistato per 4 anni consecutivi i comuni autorappresentativi, quelli più grandi. Quindi a fine del 2021 portiamo a concretizzazione massima il modello messo in campo, pubblicheremo la popolazione legale, daremo molti output in più rispetto a quelli che abbiamo programmato e progettato con cadenza annuale, però ci tenevo a sottolineare che questa esperienza del 2020 non è un'esperienza che rimane isolata, nel senso che quando abbiamo fatto le valutazioni sulle varie alternative, sui vari scenari che potevamo mettere in campo, il fatto di aver scelto questo tipo di approccio, quindi mantenere il disegno senza le indagini e sfruttare al massimo i dati amministrativi, è stata una scelta metodologica ma anche di prospettiva, perché come si sa da quando è stata definita la normativa a supporto del censimento, il primo ciclo di censimento si basa su un determinato impegno finanziario da parte del governo. A partire dall'anno successivo, alla fine del primo ciclo, questo impegno finanziario deve essere molto ridimensionato ed è già nelle linee progettuali del censimento il fatto di sfruttare molto più intensamente questo capitale informativo che stiamo migliorando e ottimizzando progressivamente, che è rappresentato appunto dalle fonti amministrative. Quindi il futuro del censimento a partire dal 2022 sarà, diciamo, un futuro molto molto disegnato sulle fonti amministrative, integrato da componenti di indagine, perché non tutte le informazioni sono desumibili dalle fonti amministrative, ma sicuramente l'investimento che stiamo facendo adesso per mettere in campo le informazioni che dobbiamo produrre per il 2020 non è un investimento a fondo perduto, è un investimento che ci darà moltissime indicazioni su come consolidare il modello che dobbiamo mettere in campo sicuramente con un nuovo piano generale di censimento, sicuramente condiviso con gli attori del governo centrale e locale, per produrre la nuova fase di censimento continuo a partire dal 2022. Quindi noi, in conclusione del primo ciclo, dobbiamo gestire delle cose che abbiamo messo a cavallo anche tra il 2020 e il 2021. Ci siamo resi conto che mentre dobbiamo elaborare questo modello di calcolo per assicurare la continuità informativa, dobbiamo anche fare una serie di investimenti per la qualità dei dati sul 2021. Per cui ci siamo organizzati per gestire delle attività migliorative, non le descrivo io, ne parlerà sicuramente il dottor Menghinello, nel periodo che va tra novembre, grosso modo, del 2020 e marzo del 2021. Sono attività di investimento sulla qualità per le indagini e lo sfruttamento dei dati amministrativi che faremo a fine anno per la produzione dei dati finali del 2021. Quindi abbiamo questa finestra temporale tra novembre e marzo in cui si mettono in campo alcune attività migliorative, poi abbiamo l'intervallo di organizzazione sul territorio delle operazioni precensuarie tra
marzo, aprile e comunque la fine di settembre, per andare poi sul campo con le indagini areale e da lista nell'ultimo trimestre dell'anno. A chiusura di questo ciclo, come ricordavo, tutti i comuni saranno stati toccati almeno una volta. Questo rappresenta un grande impegno metodologico e di produzione per l'Istat, perché appunto al termine del primo ciclo ci sarà un ampliamento della diffusione che ha una sua ricaduta sia a livello nazionale che a livello internazionale. La diffusione a livello nazionale sarà molto, molto incrementata. Dobbiamo rispondere anche al regolamento europeo. Eurostat ci chiede la produzione di circa 120 per cubi, su cui appunto elaborare tantissime tavole. L'output del censimento finale riguarderà moltissimi aspetti che voi conoscete, avendo anche visto i questionari del censimento, informazioni che vanno dalle variabili demografiche alla condizione professionale, all'attività lavorativa svolta, così come tutta la dimensione della famiglia e dei nuclei familiari, per poi comunque riguardare anche tutto il settore di informazioni che fanno riferimento all'alloggio, alle abitazioni, agli edifici e via dicendo. Ricordo anche che l'impegno intermedio a livello internazionale sarà quello di produrre alcune variabili per griglie territoriali di un chilometro quadrato, quindi assolutamente una sfida nuova per l'Istituto, che si inserisce appunto in questo percorso di investimento. Quindi il 18 e il 19 hanno dato molto e hanno rispettato il disegno originario. Il 20 ci ha costretto a un ripensamento metodologico molto impegnativo, perché ha forti ricadute sul piano organizzativo, ma ha avuto anche forti ricadute sul piano progettuale, perché la chiusura del ciclo del 2021 si accompagnerà agli sforzi che dovremmo fare anche per la progettazione del nuovo censimento permanente a partire dal 2022. Vi ringrazio per l'attenzione. E noi, Saverio, ringraziamo te, perché è stato veramente un discorso di scenario dal quale abbiamo cominciato ad apprendere informazioni importanti. Intanto una data, come avete visto, il direttore Gazzelloni ha parlato di metà dicembre, quindi abbiamo finalmente un giorno in cui conosceremo dei dati. Poi approfondiremo con gli interventi dei colleghi che si succederanno quali sono effettivamente questi dati, anche se l'ha già accennati, e mi piaceva richiamare l'attenzione su due o tre concetti del direttore: la parola rete, la parola collaborazione con gli enti locali, l'importanza della restituzione e un altro concetto che poi avrà modo di sviluppare il nostro direttore dell'innovazione tecnologica, quanto l'innovazione tecnologica nel processo censuario, soprattutto in tempi di pandemia, diventa una sorta di coprotagonista, quasi uno strumento essenziale al conseguimento del fine. Ma il direttore Gazzelloni parlava anche degli sforzi fatti nel 2020, di quello che daremo rispetto al 2018 e 2019, ma c'era anche un discorso prospettico, cioè di quello che faremo nel 2021, e nel 2021 ce lo comincia a raccontare dal punto di vista della raccolta dati, con un'espressione che lui usa e che fa ben capire le carriole, il direttore Menghinello, a cui cedo volentieri la parola. E vi ricordo solo un ultimo particolare tecnico. Come vi diceva la regia, e vedo che stanno arrivando le domande, le domande verranno poste tutto alla fine. Vi raccomando di scrivere a chi è rivolta la domanda, in modo che così sia più facile gestire il dibattito in questa modalità virtuale, e sono lieta di comunicarvi che siamo quasi a 350 iscritti. L'attenzione è alta, Stefano Menghinello, prego. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo intervento seminariale. A breve caricherò la mia presentazione in PowerPoint, però insomma ci tenevo un po' a mettere la faccia, perché l'Istituto ovviamente in questo momento molto complicato, ci stiamo tutti mettendo la faccia e continuando comunque a produrre i dati. Cioè, tutti noi abbiamo attraversato un periodo estremamente complicato dal punto di vista familiare, dal punto di vista personale. Sono stato in contatto con alcuni di voi nel momento un po' più cupo della crisi sanitaria, quindi tutti noi sappiamo bene
quello che abbiamo passato. Ora si tratta di appunto guardare avanti, ma sempre con un'attenzione molto forte alle misure sanitarie e quindi sempre, diciamo, con un approccio che sa equilibrare le esigenze della statistica ufficiale, anche però con uno sguardo umano alle persone e alla loro salute. E a questo punto carico la presentazione e proseguo diciamo rapidamente. Questa è una presentazione che riprende alcune cose che ha già detto Saverio, magari in veste un po' più grafica, e fondamentalmente un attimo che provo a mandarla avanti. Ho un problema un attimo di... Ok, perfetto. Allora, noi diciamo nel 2020 ci siamo trovati di fronte a un bivio. Serenella ha parlato del Covid come coprotagonista, io sinceramente avrei preferito che non ci fosse questo coprotagonista, ma ce lo siamo dovuto insomma assorbire un po' tutti. Il bivio implicava fondamentalmente l'impossibilità di andare avanti, cioè andare avanti con una rilevazione nel 2020 con un rischio sanitario elevato, comunque anche con un diciamo depotenziamento nei fatti della funzione statistica dei comuni, sarebbe stato un rischio troppo elevato. Quindi a questo punto abbiamo deciso di intraprendere due strade parallelamente. La prima strada è quella di appunto cominciare a pensare prima e meglio, in modo più accurato, all'edizione 2021. Cioè noi tutti sapevamo che l'edizione 2020 sarebbe comunque stata un'edizione standard del ciclo di rilevazione annuale, censimento permanente della popolazione, ma era bene contestualmente prepararsi per il 2021. Quindi abbiamo avuto l'opportunità o la necessità, o comunque non avevamo alternativa se non quella di appunto cominciare a pensare bene e meglio all'edizione 2021. Questo sicuramente è un vantaggio, perché io sono direttore raccolta dati da dicembre 2020 e ovviamente prima di me c'è stato Saverio, che è notoriamente un grande esperto al censimento della popolazione, quindi ho trovato una situazione eccellente dal punto di vista progettuale e anche organizzativo, però ho trovato un certo affanno, cioè queste rilevazioni ripetute tutti gli anni ad elevata frequenza, diciamo, stavano diventando, diciamo abbastanza, diciamo, troppo operative, quindi troppa operatività e poco investimento. Ecco, da questo punto di vista aver avuto più tempo per progettare meglio il 2021, nonostante diciamo l'epidemia, è stata comunque un'opportunità, perché tutti sapevamo appunto 2020 edizione standard, 2021 edizione benchmark. Edizione benchmark da due punti di vista: uno, rispetto ai regolamenti comunitari, l'Europa guarda alla statistica diciamo alle statistiche sulla popolazione con una prospettiva diversa da quella nazionale. Noi abbiamo ideato i censimenti permanenti, loro invece rimangono su un approccio output oriented, quindi loro nel 2021 vogliono da tutti i paesi, diciamo, una misurazione di qualità sulla popolazione. Noi ci arriviamo con una metodologia più complessa, più sofisticata, altri paesi ci arrivano magari in modo più tradizionale, ma il 2021 sarebbe comunque stato l'anno in cui il faro europeo sarebbe stato concentrato sulla popolazione. Altro aspetto, come ha detto Saverio, nel 2021 si conclude il primo ciclo dei censimenti permanenti, un ciclo che ha avuto un supporto finanziario elevato a livello governativo, ma anche un ciclo che, diciamo, che quando è stato avviato l'ISTA si era impegnato, a conclusione di questo ciclo, a fare un forte investimento nella raccolta dati durante il ciclo di raccolta dati diretta, ma nel ciclo successivo, che si aprirà dopo il 2021, la rilevazione diretta farà parte del disegno, che è un disegno integrato tra rilevazione e registri, ma con un peso decisamente diverso, perché aumenteranno di importanza le fonti amministrative. Quindi è anche un benchmark dell'intero ciclo, del primo ciclo dei censimenti permanenti. D'altro canto è anche appunto un'occasione, come ho detto, avendo più tempo e più respiro, per, diciamo, investire meglio fondamentalmente sul processo della, diciamo, raccolta dati, sulla qualità e sui registri. Quindi abbiamo anche avuto modo di ripensare quello che tutti insieme avevamo appreso nelle prime due edizioni, che sono state molto complicate, molto, diciamo, con un'organizzazione complessa, ma abbiamo comunque imparato qualcosa. In questa fase vale la pena che quello che abbiamo imparato possa essere, diciamo, implementato. Quindi, come dice Saverio, diciamo, nonostante l'epidemia, l'ISTA non ha mollato, ma è passata da una prospettiva di, diciamo, ciclo continuo
diciamo, quindi molto operativo, ha una prospettiva di investimento. Allora, io ho cercato in modo grafico, anche un po' simpatico, diciamo, di far vedere quello che ci aspetta. Allora, fondamentalmente, voi tutti sapete che il censimento permanente come rilevazione è una super rilevazione, cioè tendenzialmente le altre rilevazioni come dimensione del campione, complessità organizzativa, sistemi gestionali sono assolutamente inferiori, quindi diciamo stiamo parlando della rilevazione di Superman, non stiamo parlando di una rilevazione che delle altre che l'Istat fa, quindi sicuramente anche un'edizione standard, censimento permanente è comunque un impegno organizzativo straordinario, è una sua complessità non comparabile con le altre rilevazioni dell'istituto. Quello che diciamo verso dove stiamo andando verso l'edizione 2021, che sarà un'edizione più ampia, ancora più complessa, ancora più, più articolata. Lo sarà perché in parte lo stavamo già progettando, cioè era chiaro che avvicinandosi nel 2021 all'edizione benchmark avremmo comunque rafforzato il campione dei comuni autorappresentativi, non nel numero dei comuni, ma nel numero di unità che devono essere intervistate, però fondamentalmente era già nei piani che il campione 2021 sarebbe stato un super campione o, se volete, un Superman ancora più alto. Quello che abbiamo dovuto aggiungere, perché è subentrata l'emergenza Covid, è che non avendo realizzato l'edizione 2020, la componente dei comuni NAR, che sarebbe stata realizzata nel 2020, deve essere realizzata nel 2021. Quindi l'edizione 2021 vedrà non solo un ampliamento dei campioni di rilevazione dei comuni autorappresentativi, ma anche, diciamo, due edizioni cumulate, diciamo, del campione dei comuni NAR. Questo perché la metodologia ISTAT richiedeva nel primo ciclo di censimenti permanenti di completare a rotazione tutta, diciamo, la copertura nazionale dei comuni. Quindi l'edizione 2021 è questo bambolottone Superman gigante che fondamentalmente vedrà il coinvolgimento di 4.500 comuni e di 2 milioni di famiglie. Quindi siamo in una dimensione di scala che in parte sarebbe aumentata fisiologicamente, ma patologicamente comunque aumenta ulteriormente. Quindi è, diciamo, uno sforzo organizzativo ancora superiore indotto da Covid. Tutto questo perché poi dovremmo rapidamente convergere, come diceva Saverio, nelle edizioni successive a una rilevazione più piccola. Quindi fondamentalmente nel ciclo di censimenti permanenti, che come rilevazioni continueranno dopo il 2021, bisognerà ridimensionare, ottimizzare, efficientare, meglio calibrare la dimensione del campione, perché l'Istat farà leva su un set informativo di registri e dati amministrativi validati dalle rilevazioni del primo ciclo e quindi avrà bisogno di creare meno burden e quindi di campioni più piccoli e più mirati. A questo punto, come ho già accennato, che cosa dobbiamo fare in preparazione dell'edizione 2021? Sicuramente bisogna rafforzare la macchina organizzativa, e la macchina organizzativa siamo tutti noi, quindi è uno sforzo collettivo. Dobbiamo sicuramente migliorare l'efficienza e anche, diciamo, la, diciamo, reattività, la capacità di, diciamo, reazione della macchina organizzativa, e per tutto questo è fondamentale anche il feedback che proviene da voi. Noi stiamo già raccogliendo e stiamo già investendo sui vostri feedback, quindi stiamo, grazie a Massimo Fedeli, che è il direttore, diciamo, questo è un censimento che io, diciamo, lo sforzo di raccolta dati è uno sforzo fisico, muscolare, lo sforzo dell'informatica è uno sforzo, diciamo, mentale, digitale, cioè stiamo investendo risorse in modo assolutamente rilevante per recepire tutti i vostri feedback. Quindi andando in un'edizione di upgrading, non dico raddoppio del campione, perché il campione non si raddoppia perché arriviamo a 2 milioni di famiglie, ma i comuni coinvolti sicuramente aumentano in modo rilevante, raddoppiano o più che raddoppiano. È chiaro che tutto è fondato su una strategia di digitalizzazione, quindi raccolta dati fornerà la macchina, l'operatività, ma l'intelligenza, diciamo, di digitalizzare, efficientare, automatizzare, noi su questo fondiamo essenzialmente tutto su Massimo, di cui ci fidiamo ciecamente, quindi siamo in buone mani. Andando avanti, ecco, vorrei parlare invece di quello a cui accennava Saverio, cioè fondamentalmente lo sforzo progettuale. Abbiamo visto che nel 2020 non era fattibile una rilevazione sul campo, e quindi abbiamo comunque deciso e valutato, anche sulla base di confronti esterni con voi, con la rete, abbiamo organizzato anche alcuni incontri prima dell'estate,
Abbiamo già attivato alcuni gruppi di lavoro che coinvolgono congiuntamente non solo i ricercatori dell'Istat, ma anche i tecnici dei comuni, i vostri esperti. Quindi fondamentalmente abbiamo valutato che l'anno 2020, o diciamo alla fine del 2020 e il 2021, sarebbe comunque stato un anno nel quale avremmo, diciamo, avviato delle attività propedeutiche all'edizione 2021. Quindi l'idea era non arrivare al 2021 come un treno in corsa, perché questo, diciamo, se no avremmo deragliato, sinceramente, ma arrivare al 2021 preparando bene sia l'assetto organizzativo e facendo investimenti tecnologici per il 2021, ma anche cercando comunque di migliorare la qualità, quindi di appunto progettare meglio fondamentalmente le nostre, cioè quindi migliorare il set delle, diciamo, informazioni a noi disponibili. Ora, come lo abbiamo migliorato? Abbiamo quindi deciso di fare delle azioni propedeutiche nel 2020 in preparazione del 2021, ripartendo dall'idea di base. Quindi da un punto di vista metodologico, la qualità del dato dei censimenti non dipende individualmente dai registri, dalla rilevazione da lista e dalla rilevazione areale. Cioè sicuramente, singolarmente, queste componenti devono avere qualità, ma è la loro integrazione che deve avere ancora più qualità. Quindi l'approccio è stata: rafforziamo la qualità dei registri, della rilevazione da lista e della rilevazione areale in una prospettiva integrata. Quindi pensiamo già a quello che è lo scenario futuro. Nello scenario futuro non avremo più delle rilevazioni pesanti che in qualche modo compensano i problemi di coerenza dei registri. Dovremo appunto riequilibrare, diciamo, gli equilibri di questa triade. Allora, fondamentalmente abbiamo deciso di attivare, e sono queste sono state, diciamo, valutate da un punto di vista tecnico, ma poi sono state, diciamo, confermate da un processo decisionale, quindi fondamentalmente le trovate già codificate nel PGC e a brevissimo l'Istat invierà una circolare che in qualche modo chiarisce meglio gli aspetti tecnici, chiarisce meglio i contributi, quindi siamo già in una fase operativa, stiamo partendo. Abbiamo deciso di realizzare le seguenti attività propedeutiche. Ora, innanzitutto dobbiamo distinguere queste attività propedeutiche in quelle che insistono sulla componente registri del modello di stima integrato e quelle che invece insistono sulle rilevazioni. Ovviamente questo tiene conto anche del timing, quindi il 2020 non era fattibile nel 2020 avviare alcune rilevazioni sul campo, quindi abbiamo deciso che le attività che riguardano i registri vengono fatte prima, quindi sono quelle che verranno avviate immediatamente, e sono attività di tipo desk a basso impatto. Che cosa significa? Che, diciamo, la rete comunale non viene utilizzata per andare sul campo a rilevare dati, ma è la rete stessa che, sulla base dei propri esperti e delle proprie conoscenze, compie delle verifiche di carattere desk, cioè l'Istat fornisce informazioni che derivano dai propri registri e chiediamo ai comuni di verificarle, validarle sulla base delle informazioni a loro disponibili, di fatto senza esporsi a un rischio sanitario che sarebbe invece stato connesso col fatto di uscire dal comune e andare a rilevare i dati fisicamente all'esterno. Allora, le attività desk a basso impatto si compongono di attività per il miglioramento della qualità degli indirizzi, quindi c'è una parte di geocodifica e una parte di verifica e aggiornamento indirizzi dell'ANSU, e questa attività si sta avviando ora e deve essere realizzata entro il 15 dicembre. Dopodiché c'è un'altra attività molto importante che riguarda convivenze e popolazioni speciali, che è una componente molto rilevante dell'edizione 2021, che va progettata e va verificata bene ora, anche nella prospettiva eventualmente di ridurre il burden e di cambiare anche strategia. Questa attività di verifica dei dati anagrafici sulle convivenze, sulle popolazioni speciali, verrà realizzata nel mese di marzo 2021 e sarà di nuovo un'attività desk, quindi senza esposizione esterna. Quindi all'interno dei comuni avete tutte le informazioni disponibili, o dentro il comune o tramite accessi telematici, per effettuare queste verifiche di qualità. A questo punto, nel 2021, quindi già in un contesto che, diciamo, dovrebbe auspicabilmente essere un po' più tranquillo, prenderanno avvio le, diciamo, indagini sperimentali. Queste indagini sperimentali sono indagini fondamentalmente migliorate, diciamo, finalizzate a migliorare la qualità, cioè vogliamo veramente avere un momento di verifica se quello che stiamo raccogliendo
se ne possiamo migliorare ulteriormente la qualità, eventualmente risolvere alcune incongruenze, incoerenze che poi si sono verificate inevitabilmente nella fase di integrazione ex post, quindi quando si raccolgono i dati, poi si vanno ad integrare quei registri con le altre fonti e ci si accorge di alcune incoerenze. Quindi la valutazione ex post di queste incoerenze è stata proiettata nella progettazione di queste, diciamo, rilevazioni. Queste indagini speciali prenderanno avvio a febbraio 2021, coinvolgeranno su base volontaria 9 comuni, quindi le principali aree metropolitane, e questi comuni sono già attivamente coinvolti nella progettazione di queste rilevazioni, in quanto fanno parte di un gruppo di lavoro che si chiama miglioramento della qualità di processo e di prodotto, e la rilevazione potenzialmente interesserà 60.000 famiglie, è un'attività di rilevazione sul campo, ma ovviamente anche con tecnica ibrida, cioè terremo conto dello scenario sanitario a febbraio 2021 e poi ottimizzeremo le tecniche. Ecco, qui c'è una componente anche di sperimentazione di una modalità di interazione di tipo digitale, quindi stiamo anche qui un po' sperimentando non solo la qualità dei dati, raccoglieremo informazioni rilevanti anche nella prospettiva di poi di, diciamo, cioè quindi faremo, diciamo, una sorta di indagine pilota sperimentale per verificare alcune domande che poi saranno probabilmente semplificate e inserite nell'edizione 2021. Quindi, diciamo, sperimentiamo le tecniche di interlocuzione, sperimentiamo come migliorare la qualità e facciamo una sorta di, diciamo, indagine pilota sulle nuove variabili. A questo punto c'è questa fermata, questa schermata riassuntiva appunto di queste indagini, diciamo, sperimentali. C'è una componente areale, c'è una componente da lista, una componente areale abituare per migliorare il conteggio della popolazione e dell'occupazione, quindi ci saranno anche, diciamo, quesiti di questo tipo, e proveremo a testare le interviste diciamo in presenza, diciamo proveremo a, diciamo, testare una modalità di intervista di tipo quella che stiamo facendo oggi, quindi in web conference. Attualmente le tecniche dell'istituto sono, come sapete, CATI, CAPI, CAUI. E ovviamente il mondo cambia e quindi potremmo anche avvantaggiarsi, diciamo, dello strumento della web conference, in quanto ovviamente è sicuramente un metodo digitale, ma in qualche modo incorpora elementi, diciamo, di dell'intervista in presenza. C'è un'interlocuzione diretta, c'è modo di appunto interagire, interloquire, verificare contestualmente i dati. Quindi c'è anche c'è questa componente. Invece sull'indagine da lista testeremo i quesiti sulla dimora abituale e sull'occupazione. Un tema rilevante è anche quello non solo di rendere coerenti le informazioni del censimento della popolazione tra i registri e le rilevazioni, ma di rendere coerente tutto il sistema dell'istituto. Come voi sapete, l'istituto svolge anche altre rilevazioni e anche altri registri che si basano sul lavoro, ed è importante che, diciamo, che il censimento della popolazione non solo sia coerente tra le proprie componenti, ma sia coerente anche rispetto alle altre fonti. Quindi anche il tema dell'occupazione è un tema rilevante che dobbiamo allineare tra, diciamo, queste rilevazioni censuarie ed altre rilevazioni ed altri registri. Faremo anche un test per quanto riguarda la navigabilità del questionario, test dell'intervista da remoto, e poi eventualmente pensiamo anche di fare qualche valutazione sull'impatto dell'emergenza sanitaria sulla digitalizzazione. Cioè, noi viviamo di fatto di una digitalizzazione indotta, quindi in qualche modo siamo stati costretti a digitalizzarli. Bisogna vedere, salvaguardando la qualità dei dati, quello che rimane di positivo di questa esperienza. Quindi l'orientamento dell'istituto è la digitalizzazione della raccolta dati e le piattaforme. Questo ve ne parlerà Massimo, perché noi vogliamo, diciamo, essere un istituto, diciamo, avanzato ed integrato con il resto della PA e con le strategie digitali che si stanno definendo a livello, diciamo, dell'intera PA. Ovviamente quello che noi dobbiamo verificare come raccolta dati è che la spinta verso una crescente digitalizzazione non comporti una perdita di qualità dei dati. Ok, detto questo, vi ringrazio e ho terminato la mia presentazione.
E grazie anche a Stefano Menchinello, che praticamente ha introdotto anche il relatore successivo, che è il collega dell'innovazione tecnologica, il direttore Fedeli. Allora, abbiamo parlato di un super impegno per il 2021, l'immagine evocata da Menchinello lo diceva bene. In questo super impegno ovviamente c'è anche un grandissimo sforzo organizzativo di tutte le componenti, a partire da quelle tecnologiche. Massimo Fedeli. Grazie Serenella per l'introduzione, grazie anche per Stefano che insomma mi ha alzato una palla incredibile, nel senso che ha introdotto benissimo il tema di cui parleremo adesso. Io farò diciamo una presentazione nell'ambito della quale farò un po' il punto di quello che abbiamo fatto velocemente, ma anche come si inquadra questo intervento, quindi come andiamo in qualche modo a gestire da un punto di vista dell'indagine, appunto, da un punto di vista della digitalizzazione, appunto, del censimento, come andiamo a gestire tutta, diciamo, la componente che riguarda appunto la digitalizzazione, appunto, del censimento. Allora, per quanto ci riguarda, spero che si vedano le slide, non so se sono visibili. Praticamente l'intervento sarà incentrato appunto ad inquadrare la digitalizzazione del censimento all'interno delle iniziative che comunque l'Istat sta portando avanti dal punto di vista della trasformazione digitale, quindi è diciamo un approccio integrato, non è soltanto diciamo un intervento isolato, quello dell'intervento che facciamo sul censimento, ma è appunto si integra nell'ambito di tutta una serie di interventi che stiamo facendo a livello di istituto. Quindi l'idea è quella appunto di adottare poi quelle che sono le best practice che sono state divulgate dall'AGID nell'ambito del piano triennale dell'informatica, che ogni anno viene aggiornato appunto dall'Agenzia per la Digitalizzazione, che punta su tutta una serie diciamo di innovazioni che poi devono essere introdotte all'interno dei sistemi informativi delle singole amministrazioni stesse. Qui sono dei concetti che sono un po' alla base quindi del nostro approccio. Questi concetti poi li troviamo calati all'interno, vedete che ci sono degli accenni, alcuni li abbiamo già inseriti, altri li inseriremo nelle evoluzioni future, però insomma sono tutti quanti elementi che noi andremo ad inserire, ad innescare all'interno dei nostri interventi che faremo sulla digitalizzazione del censimento. Allora, in particolare che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo già dal 2018 definito un piano triennale dell'informatica dell'Istituto, dell'Istat, che traccia un po' le linee salienti di evoluzione da un punto di vista infrastrutturale, ma anche da un punto di vista delle piattaforme, da un punto di vista organizzativo, perché comunque sappiamo benissimo che questi interventi legati al digitale sono comunque collegati ad un insieme di elementi che poi si devono integrare per poter portare poi ad una soluzione diciamo che è integrata e che quindi è fruibile. L'importante in questi casi quindi è quello di fare dei passaggi che sono sempre molto omogenei, molto collegati tra loro. Noi sappiamo ad esempio che, e questo l'abbiamo applicato, che è fondamentale l'interlocuzione con tutti diciamo gli stakeholder che partecipano alle varie fasi del processo, ad esempio nel campo diciamo del censimento della popolazione, e grazie anche ai colleghi che mi hanno preceduto si è aperto insomma un tavolo aperto diciamo con tutti quanti voi che poi siete gli elementi attivi. Sto parlando chiaramente dei comuni, sto parlando dell'UCI, dell'ANCI, insomma sto parlando di tutti quelli che sono gli attori che contribuiscono alla buona riuscita del censimento. Quindi abbiamo assolutamente
abbiamo assolutamente adottato questo approccio di grande coinvolgimento. L'altro elemento che poi svilupperemo meglio nelle slide successive è il discorso della dematerializzazione del questionario, quindi in qualche modo abbiamo portato sul digitale il questionario, quindi con l'uso massivo, diciamo, della tecnologia siamo riusciti ad eliminare gran parte di quella che era il ricorso al cartaceo, quindi questo è anche uno degli obiettivi, tra l'altro, che l'AGID ci pone, insomma, nel famoso piano triennale a cui accennavo precedentemente. Insomma, stiamo praticamente approcciando la nostra innovazione digitale proprio portando la tecnologia come elemento abilitante. Come hanno accennato anche sia Saverio che Stefano, la tecnologia in questo momento è abilitante perché ci consente in qualche modo di utilizzare al meglio tutta, diciamo, l'elemento che poi è stato progettato, no? Nel senso che la tecnologia poi alla fine non è altro che una traduzione in digitale di un processo comunque gestionale che è stato progettato precedentemente dalle direzioni, appunto, di raccolta dati e la direzione sociale che appunto gestisce il censimento, quindi è l'elemento terminale che però in qualche modo abilita. Giusto per dare dei numeri, insomma, qui volevo ricordare che nei censimenti che abbiamo appena 18 e 19 sono stati coinvolti circa 14.000 tablet, c'è stato un coinvolgimento della rete ancora superiore. Voi sapete benissimo che non c'è solo il rilevatore, ma c'è anche tutta la gestione che c'è dietro alla rilevazione, quindi tutta la parte di organizzazione della rete, tutta la parte di gestione della rete. Quindi stiamo parlando di circa 20.000 persone che nella fase del censimento, nei mesi in cui si concentra il censimento, sono in qualche modo coinvolte, quindi una macchina organizzativa importantissima. Nella wave, poi tra l'altro del 2021, questi numeri saranno ancora più elevati proprio perché ci sarà un coinvolgimento di comuni ancora più alto, quindi di conseguenza ci sarà una rete coinvolta maggiore e quindi di conseguenza ci saranno da gestire dei volumi sicuramente superiori. C'è tutta una macchina organizzativa, io non lo nascondo, anche perché con molti di voi l'abbiamo condiviso anche la prima wave, quindi sappiamo benissimo che nella prima diciamo sessione, quindi nel 2018, abbiamo avuto sicuramente delle problematiche di tipo tecnologico, di tipo digitale, proprio perché era la prima volta che mettevamo in campo tutta una serie di strumenti, di nuove diciamo adoption, e quindi è chiaro che abbiamo scontato in questa prima wave abbiamo scontato appunto questo elemento, però devo dire che anche lì la reazione di tutti quanti noi, intendo sia Istat ma intendo appunto anche gli attori che ho prima citato, è stata una reazione che ha fatto gruppo e in qualche modo ha portato a casa un risultato, devo dire, alla fine eccellente, proprio vedendo anche i numeri, no? Quindi con tutte le problematiche che abbiamo avuto sapevamo benissimo che non era facile, sapevamo benissimo che c'era un problema di digital divide legato alla connettività. Molte zone italiane non hanno ancora oggi una connettività sufficiente e quindi lì si è messa in campo una soluzione che in qualche modo perché si sapeva che c'era questo problema del digital divide, no? Quindi si è messa in campo una soluzione di offline che sappiamo bene ha dato dei problemi inizialmente, poi nella wave successiva è stata migliorata, adesso stiamo lavorando ancora su questa opzione offline proprio perché l'idea è quella di rendere sempre più fruibile questa operazione censuaria a prescindere dal contesto che in qualche modo si svolge, no? Quindi anche il contesto di connettività in cui si svolge deve diventare un elemento che incide sempre meno sull'esecuzione stessa. L'altro elemento importante che abbiamo introdotto è stato un elemento di reporting.
sapete benissimo che in una situazione così, in cui abbiamo appunto 20.000 operatori che sono sul campo, che fanno dei questionari, che fanno, che prendono contatti, quindi fissano appuntamenti, che fanno una rilevazione sul territorio, quindi sapete meglio di me insomma quali sono le azioni che si fanno. Avere un controllo, avere un monitoraggio di quello che sta accadendo è fondamentale. Questo è fondamentale da molti punti di vista. Io infatti la presentazione l'ho chiamata un po' dare un accenno alla governance del censimento, no? Proprio perché il digitale a sé stante serve a poco, serve se è abilitante. Allora la cosa che ci ha abilitato di più a tutti quanti noi è stata proprio la governance del censimento. Noi siamo riusciti insieme a voi ad avere costantemente qual era lo stato di evoluzione delle attività sul campo durante tutti i mesi in cui si è svolto il censimento, quindi buone o cattive notizie siamo riusciti ad averle però in tempo istantaneo, quindi sapevamo esattamente cosa stava succedendo, ripeto, di positivo o di negativo, e questo ci consentiva in qualche modo di mettere in campo anche delle azioni correttive, delle azioni anche magari di incentivazione. Sappiamo bene, con Serenella ne abbiamo parlato più volte, quanto la comunicazione è stata importante nell'ambito di questo censimento. È stata importante da due punti di vista. Uno, perché in fase di governance era importante anche tarare bene un po' le campagne, no? di incentivazione al censimento. Ma l'altro elemento fondamentale che secondo me ha contraddistinto molto questo censimento è stato anche il contatto tramite social, cioè il canale con cui noi colloquiavamo con i vari rilevatori, con i vari uffici e via dicendo, non era più un canale soltanto telefonico, un canale standard tradizionale, ma era anche un canale appunto social. E questo secondo me è stato fondamentale, quindi diciamo in qualche modo raccordarlo insieme alla nostra direzione di comunicazione. Qui riassumo un pochino le caratteristiche salienti, perché poi tutto quello che ho detto fino adesso si basa su una piattaforma di gestione delle indagini, quindi tra l'altro questa è un'intuizione, no? Che io ho iniziato nel 2017 il mio lavoro in Istat, e una delle prime cose che abbiamo condiviso con Saverio, che all'epoca era il direttore della raccolta dati, era appunto quella di creare questa nuova piattaforma di gestione delle indagini, no? Che integrava la componente di raccolta dati, quindi il famoso questionario, ma che in qualche modo inglobava questo questionario all'interno di un framework gestionale, di un framework che gestiva appunto l'indagine, quindi dalla formazione fino alla rilevazione, alla formazione della rete fino alla rilevazione. È sicuramente una piattaforma che, come accennava anche Stefano, stiamo sviluppando, stiamo evolvendo, la stiamo sviluppando insieme appunto ai colleghi della raccolta dati, e non solo, sapete benissimo che la stiamo sviluppando insieme, perché molte delle nuove funzionalità e delle nuove caratteristiche di questa piattaforma sono appunto indicate, ci sono suggerite da voi. Dai comuni, diciamo, da tutti gli stakeholder che operano. Vedo che ci sono molti, quando parlavo di voi è perché vedevo che tra le varie persone collegate molte sono appunto i nostri stakeholder dei comuni con cui lavoriamo appunto al censimento, e questo diciamo è proprio nell'ottica di sviluppare la piattaforma sulla base di quello che serve effettivamente, non di quello che può essere immaginato, no? Quindi recepire il feedback dal campo è fondamentale, perché ci consente di svilupparla proprio nella giusta direzione. Vado avanti, qui è un po' un rimando a quello che dicevo prima, cioè il fatto che introdurre questa digitalizzazione così importante nel censimento ci ha consentito di raggiungere dei tassi di risposta molto elevati, cosa che abbiamo condiviso più volte già con
tutti quanti gli interlocutori, tassi di risposta che tra l'altro si sono raggiunti molto elevati rispetto al passato, che si sono raggiunti anche a fronte di tutte quelle problematiche che dicevo prima, no? Proprio legate alla nuova digitalizzazione, quindi legate anche alla immaturità di certi strumenti, no? Che abbiamo messo in campo nella prima wave. Ora sicuramente abbiamo una piattaforma molto più matura rispetto ad allora, tra l'altro è una piattaforma che anche in ottica di sinergia, in ottica diciamo di salvaguardia degli investimenti, è una piattaforma trasversale, una piattaforma che noi utilizziamo per tutti i censimenti, quindi non solo quello della popolazione, quindi verrà sviluppata anche per gli altri censimenti e quindi tutti quanti questi censimenti poi ne trarranno vantaggio, perché trarranno il vantaggio di tutte le nuove funzionalità che verranno introdotte anche su suggerimento di tutti anche gli altri stakeholder che partecipano a questi censimenti. Come evoluzioni, allora io faccio velocemente degli accenni alle evoluzioni anche perché non vorrei rubare molto tempo ai colleghi, quindi vado velocemente. Allora, sicuramente una evoluzione è quella a cui faceva accenno prima Stefano Menghinello, cioè l'uso delle piattaforme di web meeting nell'ambito del censimento. Allora, non solo per le rilevazioni, ma anche per esempio per la formazione. Questo è diciamo un'esperienza che stiamo introducendo. Abbiamo una piattaforma interna dell'istituto che abbiamo sviluppato anche per far fronte all'emergenza Covid, che ci ha aiutato moltissimo anche per mantenere diciamo il grado di efficienza nell'azione dell'istituto, dell'Istat, ma è una piattaforma che stiamo mettendo a disposizione e che metteremo a disposizione anche del censimento della popolazione. Quindi ci sarà una nuova piattaforma anche per fare la formazione, no? Quindi per fare le aule di formazione, per ricevere i feedback, per avere il contatto con tutta quanta la rete e formare tutta quanta la rete. Ma stiamo pensando, proprio per il ragionamento che dicevo prima, alla creazione di una piattaforma multicanale, vado direttamente all'ultima slide, questo per recepire il feedback. Cioè noi abbiamo visto che molto spesso appunto la comunicazione è una comunicazione multicanale, è una comunicazione che arriva su vari elementi, vari canali, arriva al centralino, quindi al call desk che abbiamo, ma arriva anche tramite social. Allora avere la possibilità di sviluppare una piattaforma che integra tutti questi canali sarà fondamentale. Questo sarà uno degli elementi, uno degli impegni su cui l'istituto svilupperà e concentrerà le proprie energie. E questo sempre nell'ottica di aumentare la governance, quindi governance che si esercita anche ricevendo i feedback, no? Integrando i feedback e dare la possibilità, per esempio abbiamo visto che in un momento di grande difficoltà c'era anche un problema nel contattare il nostro call desk, no? Proprio perché c'erano molti... Allora, avere un EWR automatico, avere una chatbot automatica che già riesce a dare un'interazione veloce, questo potrà essere molto, molto, molto utile per il futuro. Io spero di avervi dato una panoramica, mi dispiace per il problema tecnico iniziale e lascio la parola a Serenella, grazie. Bene, grazie a Massimo Fedeli. Come vedete il quadro è assolutamente completo, l'impegno dell'innovazione tecnologica anche per il 2021 sarà straordinario, e a proposito di web meeting e di virtual conferenze, senza questo tipo di interventi veramente sarebbe stato difficile per l'istituto fronteggiare quello che abbiamo fronteggiato tutti insieme e anche comunicare con voi. Stiamo avendo notevoli riscontri non solo di partecipazione da parte vostra, ma anche proprio di interazione, cioè si dimostra che questa opportunità di tavola rotonda, ancorché virtuale e tecnica, ha consentito però un allargamento delle conoscenze, un'acquisizione di dati e soprattutto la possibilità di avere informazioni ancora prima che poi si producano gli atti. Ad esempio la circolare di cui parlava Stefano Menghinello, ad esempio i dati di cui accennava all'inizio del suo prospetto strategico Gazzelloni, e forse di questi dati ne sapremo un po' di più nell'intervento che stiamo per avere, che è a cura di Gerardo Gallo, che appunto ci parlerà del piano della diffusione dei risultati delle edizioni 2018 e 2019 e ci ricorderà quando li vedremo. Gerardo Gallo, a te la parola.
Grazie Serenella, buongiorno a tutti, benvenuti. Dunque, io vi parlerò del piano di diffusione, dei risultati del censimento 2018-2019. Farò anche una piccola digressione sul 2021, su quello che ci aspettiamo per il 2021. Il 2021 rappresenta, consentitemi di dire, un anno importante perché comunque sia per l'Istituto di Statistica ma sia per i censimenti e quindi anche per chi lavora con i censimenti, quindi tutti gli operatori comunali, il 2021 saranno 100 anni di diffusione di dati a cura dell'Istat. L'Istat nacque nel 1926. Però nel 22 maggio del 28 l'allora presidente Corrado Gini presentò la sua relazione sui dati del censimento del 21, 1921. Quindi 12 censimenti in 100 anni, diciamo, di Istat, e quindi il 2021, come richiamava bene Stefano Menghinello, è l'anno di benchmark, comunque il censimento di benchmark per il paese e per Eurostat. Il piano di diffusione, adesso ne parleremo, delle due edizioni del 18 e del 19 del censimento permanente, è regolato dall'articolo 6.1 del piano generale di censimento. I dati saranno diffusi attraverso un data warehouse dell'Istat, tutto online, dove sul data warehouse gli utenti troveranno le tavole, gli indicatori e relativi alle due annualità. Ci sarà anche una piattaforma GIS più orientata sulla cartografia e anche sui dati storici di confronto con i censimenti precedenti. Parleremo, poi faremo anche un piccolo accenno su cosa sarà diffuso anche nel 2021, sempre in riferimento alle due annualità del 18 e del 19, e anche a quello che è il piano di comunicazione per i comuni specifico. Cercheremo di dare delle informazioni in più che sono fuori dal piano di diffusione online e che possono essere molto utili ai comuni perché rappresentano, come dire, una necessità informativa a loro assolutamente necessaria. Quindi, per quanto riguarda il piano di diffusione, noi forniremo il 15 dicembre 2020 sulle nostre piattaforme dell'Istituto online il conteggio di popolazione distinto per sesso, classi quinquennali di età, cittadinanza italiana straniera, la condizione professionale per sesso, secondo le modalità che caratterizzano questo tipo di informazione ormai a livello nazionale, non solo nazionale, ma anche a livello europeo, quindi gli occupati in cerca di occupazione, i percettori, percettrice di uno o più pensioni per effetto dell'attività da lavoro e da redditi di capitale, studente, casalinghe in altra condizione. Il grado di istruzione ha 8 modalità. Questo consentirà, e non mi metto qui ad elencare tutte le modalità, però i confronti anche con i censimenti passati e secondo quelli che sono i requirements previsti anche in ambito europeo. Rispetto ai cittadini stranieri avremo anche l'opportunità di diffondere le informazioni a livello di comune e per sesso secondo le principali aree geografiche di cittadinanza, quindi potremo differenziare i cittadini dell'Unione Europea rispetto alle altre aree geografiche, e nei comuni di maggiore dimensione demografica anche il singolo paese di cittadinanza rispetto alla quale informazione saremo in grado di fare una graduatoria delle prime 10 collettività straniere più rappresentate per ogni singolo comune di questi più grandi. Inoltre ci sarà modo, sempre sulle piattaforme dell'Istat, di fornire questa serie storica, secondo me interessantissima, che riguarda
tutti i censimenti della Repubblica, sono 9, dal 1951 al 2019, con le geografie dei comuni aggiornate alla data più recente. Sembra un discorso banale, ma in realtà aggiornare la geografia dei comuni non è un lavoro del tutto semplice, data, come dire, la loro vitalità, il loro dinamismo. Per quanto riguarda invece le altre informazioni relative alle due edizioni del 18 e del 19, forniremo entro marzo del 2021 le informazioni relative agli spostamenti quotidiani per studio e lavoro, per sesso, distinti secondo il luogo di destinazione, il motivo dello spostamento, studio o lavoro, e anche l'informazione sullo stato civile su cui stiamo lavorando. E perché questo ritardo? È ovvio che non ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Alcune delle, come dire, delle difficoltà sono state già accennate. Noi siamo venuti, abbiamo avuto forse come Istat la presunzione di passare da un modello, come dire, di produzione tradizionale a uno nuovo. Questo i passaggi comporta comunque, come dire, delle difficoltà, delle criticità di carattere informatico, metodologico. È stata un'impresa grossa che comunque inevitabilmente può aver portato la necessità di ricercare, come dire, una stabilità nel sistema. Ed ecco perché abbiamo pensato che avere un confronto su due punti, il 18 e il 19, nella stabilità, quindi delle stime prodotte per il conteggio di popolazione, fosse una garanzia per tutti, per noi dell'Istat, ma anche degli utenti finali. E quindi questo ha richiesto ovviamente un tempo da dedicare che è stato più lungo rispetto a quello previsto. Cosa vogliamo fornire in più? Cosa vogliamo proporre in più in termini di comunicazione per i comuni? Beh, oltre al dato quinquennale, che comunque rispetto al conteggio potrebbe sicuramente essere interessante, i comuni avranno bisogno sicuramente del conteggio per singolo anno di età, sesso e cittadinanza, e questo lo metteremo a disposizione subito. Inoltre vorremmo fornire ai comuni il saldo scomposto delle poste di sovra e sottocopertura del registro di base per gli individui, degli individui. Anche questo scomposto per sesso e cittadinanza, perché questo è il, come dire, un po' il polso della situazione a livello comunale di quella che è la copertura del registro di base degli individui e quindi dell'anagrafe delle persone residenti in ciascun comune. Stiamo valutando anche l'opportunità di rilasciare ai comuni le informazioni sul grado di istruzione e la condizione professionale per alcune classi di età e per i cittadini stranieri, quindi differenziare queste informazioni anche per cittadinanza, sempre come informazioni che noi vogliamo comunicare ai comuni attraverso dei moduli di download di SG. Quindi sostanzialmente i responsabili degli uffici comunali di censimento si accedono direttamente con la loro login a SG e possono scaricare queste informazioni supplementari che noi metteremo a disposizione dei comuni. Le prospettive del 2021 in termini di benchmark. Ebbene, questo ritorniamo quindi al discorso della rete, della cooperazione, della necessità, come dire, di lavorare insieme per migliorare le qualità e le informazioni che mettiamo a disposizione di tutti, della collettività, del paese e anche degli enti internazionali. Quindi le attività di cui parlava Stefano Menghinello, quelle che devono partire adesso, subito, e che sono propedeutiche alle indagini del 21, per dare, consentire una qualità migliore e del censimento e dei dati del censimento e dei registri. Queste attività quindi sono anche sostitutive rispetto, le abbiamo immaginate,
come sostitutive rispetto alla rilevazione del 20 che è saltata per via della crisi pandemica. Quindi c'è la necessità di mettere mani alle informazioni di base che provengono dalle anagrafi, dalle toponomastiche dei comuni per migliorare l'informazione e la qualità finale dei prodotti che mettiamo a disposizione della collettività e del paese. E quindi abbiamo pensato, per esempio, sulla questione degli indirizzi, di aumentare la qualità della geocodifica, che è un'informazione essenziale per poter produrre i dati subcomunali del censimento. Noi abbiamo difficoltà rispetto alla qualità degli indirizzi e alla sezione di censimento degli indirizzi. Questo può pregiudicare da parte nostra una accurata elaborazione dei dati subcomunali, cioè collocare le persone nella corretta sezione di censimento. E tutti sapete che uno, se non il principale obiettivo del censimento, è proprio quel valore aggiunto in più, è proprio quello di dare informazioni a livello subcomunale. Quindi massima attenzione su questo punto. Dobbiamo assolutamente, lavorare insieme per migliorare la qualità di queste informazioni. L'altra questione è quella sulle convivenze e le popolazioni speciali. Ne parleremo a marzo, perché abbiamo intenzione di raccogliere dagli uffici di anagrafe le informazioni sugli indirizzi e sugli aggregati di queste popolazioni, per capire effettivamente qual è la portata, la dimensione delle persone che vivono in convivenza, dei senza fissa dimora, delle persone che vivono stabilmente nei campi attrezzati, e capire come contare queste persone per il 2021, che è l'anno appunto di benchmark, considerando la crisi pandemica, considerando tutti i rischi che possono sussistere ancora nel 21 rispetto alle operazioni di campo. Quindi avere queste informazioni preliminari agganciate agli indirizzi, collegare questi indirizzi con il nostro registro di base degli individui, significa fare una prima valutazione sulla possibilità di contare queste persone anche in assenza di eventuali indagini dirette di campo in questi contesti. Nelle indagini sperimentali e quindi della compilazione a distanza via web, ne ha già parlato abbastanza il direttore Stefano Menghinello. Io chiuderei qui il mio intervento, vi ringrazio per l'attenzione e spero di poter rispondere a vostre domande eventuali su questi temi. Grazie. Grazie a te Gerardo, sei stato molto chiaro, soprattutto sei andato in dettaglio. Credo che i nostri partecipanti alla tavola rotonda, mi riferisco a coloro che ci seguono e che sono sempre numerosissimi e che quindi ringrazio anche per la resistenza, abbiano potuto davvero avere una serie di informazioni importanti, più una sorta di mantra che, come vedete, si ripete in ogni intervento: lavorare insieme, la rete, l'interconnessione. E veniamo a un altro aspetto importante, a me particolarmente caro, che è quello della comunicazione, e che in fondo aveva già accennato il direttore Fedeli, cioè la comunicazione sui censimenti, così come per tutto quanto ha riguardato le indagini fatte da Istat durante l'emergenza sanitaria, ha avuto un ruolo in più, non solo di semplice narrazione, ma anche di intercettazione delle eventuali criticità. Siamo stati una sorta di GPS e, grazie all'aiuto poi di tutti i partner, siamo stati pronti, ci auguriamo e speriamo di farlo ancora per il futuro, anche a ricalcolare il percorso. Lo abbiamo certamente fatto sui censimenti, e sui censimenti abbiamo sperimentato tutta una serie di novità.
lo abbiamo fatto grazie alla direzione della comunicazione e della diffusione, quindi l'abbiamo fatto con l'aiuto di tanti colleghi, a partire da Micaela Pacello, che è il capo progetto della comunicazione dei censimenti, e con la collaborazione di Pomiglio Blu, che ringrazio e che ci accompagna anche stamane nella realizzazione di questa tavola rotonda, che sarà, e lo annuncio, la prima di una serie di incontri tecnici che noi poi faremo con l'inizio del nuovo anno. Micaela, a te il compito di raccontare, più che quanto è stato fatto, quello che si farà. Grazie. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Grazie Sevenella per l'introduzione. Mi sembra che chi mi ha preceduto in qualche modo ha già introdotto quelli che sono alcuni aspetti di innovazione della campagna dei censimenti, soprattutto rispetto alla dimensione digitale di tutta l'operazione comunicativa. Vorrei brevemente, prima di entrare nel merito proprio di che cosa e come abbiamo dovuto cambiare la strategia e la campagna per il 2020 a fronte, diciamo, delle profonde trasformazioni prodotte dall'emergenza sanitaria, accennare brevemente a un aspetto di contesto che molti di voi probabilmente conosceranno. Questa campagna è nata nel 2018, è nata in occasione del lancio della prima edizione, della prima web del censimento della popolazione, ed è sicuramente stata una delle campagne più innovative e più connotate dalla dimensione digitale, che è l'elemento, mi sembra di capire, è il filo conduttore un po' di tutta la di tutte le rilevazioni censuarie e dei censimenti permanenti. E c'è un altro aspetto che ha connotato le campagne sin dal, diciamo, dalle campagne di comunicazione sin dal 2018, l'aspetto della condivisione e della costruzione di contenuti condivisi. Quindi è una campagna che ha voluto superare una logica top-down, verticale, di semplice racconto e rappresentazione di contenuti, ma dove attraverso una fortissima campagna, strategia social e digital, ha cominciato a costruire dei contenuti condivisi. Ora condividerò con voi la breve presentazione per illustrarvi invece che cosa è successo, che cosa abbiamo dovuto fare a partire, diciamo, a fronte dei profondi cambiamenti che erano, perdonatemi, ecco qui. Allora, quindi il mio intervento sarà focalizzato soprattutto sulla campagna 2020. Come è stato ampiamente descritto e anticipato da chi mi ha preceduto, l'emergenza sanitaria ha prodotto una delle modifiche e delle innovazioni sostanziali nell'impianto metodologico del censimento. Questo in che termini ha impattato sulla campagna di comunicazione? Ha impattato soprattutto rispetto a quelle che sono le principali azioni che noi normalmente facciamo all'interno di una campagna. Tradizionalmente, nell'edizione 2018 e 2019, noi abbiamo accompagnato quella che era la prima fase di raccolta dati sul territorio presso le famiglie. Quindi tutte quelle che erano le azioni, le operazioni di comunicazione a sostegno della fase di restituzione, diciamo, di raccolta dati e di motivazione, di incentivazione alla partecipazione, ovviamente sono venute meno. Quindi abbiamo rivisto le azioni, il piano delle azioni. Questa riflessione l'abbiamo avviata già dalla scorsa primavera, quando via via la situazione si cominciava a prendere forma, diciamo, la difficoltà di riuscire a mantenere l'impianto metodologico del censimento. E abbiamo cambiato il linguaggio, abbiamo abbassato un po' il tono, abbiamo enfatizzato meno, diciamo, la call to action di una partecipazione ai vari campioni coinvolti nelle rilevazioni censuali. Quindi è i messaggi e le azioni. E abbiamo concentrato gli obiettivi di questa strategia di quest'anno sostanzialmente sul dare un'informazione piana, semplice, molto pacata di come comunque il censimento nell'emergenza, nella straordinarietà degli eventi, non fosse interrotto, ma che fossero semplicemente interrotte le operazioni sul campo, e invece, grazie a un'intensificazione dell'utilizzo dei dati amministrativi, si riuscisse comunque a garantire, ad assicurare in prospettiva una, diciamo, a non interrompere, diciamo, quelle che sono le serie storiche che sono state
avviate nel 2018 e nel 2019. L'altro aspetto importante in termini invece, quindi un livello informativo di base semplificato, un altro livello era quello che noi nel 2018 abbiamo avviato una narrazione sul censimento e sui nuovi censimenti permanenti. Questo storytelling che in qualche modo doveva cambiare, resettare quella che nell'immaginario collettivo era la rappresentazione dei censimenti tradizionali, decennali, che coinvolgevano tutta l'intera popolazione, verso dei nuovi censimenti che invece avevano una cadenza, una periodicità annuale, quindi con la capacità di una lettura dei cambiamenti, diciamo, continui, un coinvolgimento di un campione più limitato e che in, come restituzione avrebbe via via andati a regime, avrebbe avuto un minore impatto economico e un livello, un patrimonio, una restituzione di dati, di informazioni assolutamente utili e sempre più aggiornate. L'altro aspetto quindi a sostegno di questa, diciamo, narrazione, di questa, di, diciamo, di questo tipo di contenuti, noi abbiamo continuato quest'anno a promuovere alcune iniziative, vedremo quale, di continuità, quindi per non interrompere questa narrazione. L'altro aspetto importante è stato più volte ripetuto, questa è un'operazione che noi condividiamo con il territorio, che condividiamo con i partner territoriali, con i comuni, è imprescindibile una collaborazione, è faticosissima, lo dico dal punto di vista della comunicazione, riuscire a tradurre, vista l'estrema, diciamo, l'estrema varietà, l'estrema, diciamo, differenza di tipologia di realtà con le quali noi ci interfacciamo, dalle città metropolitane, ai comuni, ai piccoli comuni e alle piccole realtà. Quindi abbiamo provato, vogliamo potenziare il dialogo con i nostri diversi interlocutori sul territorio. Con, non lo posso negare perché è una cosa che vivo sulla pelle in prima linea, non sempre è semplice farlo, però noi proviamo comunque a fornire degli strumenti che possano essere utili. E l'ultimo aspetto è che quest'anno, ovviamente permettetemi, tutto questo cambiamento significa che noi abbiamo preso una parte del budget che era definito e destinato alla campagna 2020 e lo abbiamo spostato sul 2021, dal momento che abbiamo dovuto asciugare sensibilmente le azioni, diciamo, legate alla campagna, e dove invece la gran parte dell'investimento sarà concentrato su quello che è il, diciamo, l'elemento portante di questa annualità, che è appunto quella della restituzione dei dati 2018-2019. Ovviamente la restituzione di dati 2018-2019 ha un suo canale privilegiato, che è quello dell'ufficio stampa, quello delle statistiche report, è quello chiaramente della messa a disposizione, diciamo, di tutto il patrimonio attraverso le nostre banche dati e le differenti modalità di diffusione dell'istituto. La campagna di comunicazione invece costruirà un racconto, estrapolerà contenuti, sintesi, curiosità, per supportare, per valorizzare queste informazioni. Ma entriamo nel merito. Allora, una cosa, noi abbiamo cercato sostanzialmente di sintetizzare la campagna in tre macrofasi che in qualche modo riflettono anche tre fasi temporali e di processo. Una prima fase era quella che abbiamo avviato da giugno e che in qualche modo si chiuderà in ottobre, ed è quella in cui abbiamo cominciato a costruire i contenuti semplificati di racconto di quella che era la discontinuità di questa edizione 2020. Come si fa il censimento, in che termini si può parlare di censimento nel 2020. E questo lo abbiamo fatto attraverso, lo vedremo dopo, una serie di prodotti che abbiamo cercato di mettere a disposizione dei nostri partner istituzionali. Quindi è una campagna che mira in questa prima fase soprattutto a coinvolgere e a fornire anche strumenti ai nostri partner e ai nostri stakeholder. Una seconda fase è quella che invece, appunto, a cavallo tra ottobre e novembre, e che invece punta invece, ed è la fase soprattutto che tradizionalmente era riempita dalle attività che sostenevano la fase di raccolta dati sul territorio e presso le famiglie. Quindi noi oggi in questa fase il più possibile cerchiamo di parlare alle famiglie, ai cittadini, ma e anche a quelli che sono dei facilitatori presso le famiglie, alle scuole, ai ragazzi, con un progetto importante che sta per partire, diciamo, in questi giorni.
e ovviamente i nostri partner istituzionali con i quali ormai non interrompiamo questo dialogo. Quindi è una fase di consolidamento e una terza fase che sarà quella di diffusione, di sostegno, di amplificazione di quelli che saranno i dati restituiti nel mese di dicembre. In questa data fatidica che è il 15 dicembre, che finalmente pubblicamente il collega Gevardo ha anticipato, intorno alla quale costruiremo una serie di azioni che ora andremo a vedere. Ma entriamo nel dettaglio. Allora, la prima fase, dovevamo spiegare che cosa succede. Il censimento si fa, non si fa, partiva la rilevazione, non partiva. Dovevamo farlo, noi siamo dei comunicatori e parliamo a un pubblico generalista. Quindi dovevamo farlo attraverso dei messaggi molto semplici, attraverso dei canali che potessero raggiungere un numero più elevato di rispondenti potenziali, di famiglie, di cittadini, e al tempo stesso mettere a disposizione questo pacchetto molto essenziale di informazioni anche a supporto dei nostri partner. Ovviamente, come immaginerete, la costruzione di questi contenuti è stata subordinata anche a quella che è stata la tempistica delle decisioni ufficiali, quindi rispetto appunto in qualche modo abbiamo dovuto aspettare i passaggi formali di decisione, di approvazione anche delle modifiche apportate nel piano generale di censimento. Non potevamo comunicare e costruire dei contenuti che potessero in qualche modo generare confusione o anticipare qualcosa che ancora non aveva, diciamo, completato l'iter approvativo. E quindi abbiamo una prima, ve li elenco molto velocemente. Una prima operazione è stata quella di inviare, di costruire un mini digital kit che è sempre a disposizione sul nostro portale dedicato alla campagna, che è censimentigiornodopogiorno.it, dove comunque noi raccontiamo, è un hub, è una sorta di ecosistema che raccoglie tutte le azioni e tutti gli strumenti che noi facciamo in un formato digitale, anche quelli reali, anche quelli in presenza degli scorsi anni, noi li abbiamo trasformati e digitalizzati e raccontati, e questo è un aspetto molto importante. Quindi e lo abbiamo, in qualche modo abbiamo coinvolto questo pacchetto di contenuti di comunicazione con i nostri partner attraverso l'invio di DEM mirate. Abbiamo realizzato delle infografiche che sintetizzassero in maniera semplice attraverso pittogrammi e una schematizzazione del processo, semplificasse, diciamo, la discontinuità, le innovazioni che sono state introdotte. Queste ne abbiamo realizzato una versione statica che abbiamo messo anche a disposizione dei partner e una versione dinamica che è accessibile attraverso il nostro sito. Abbiamo realizzato delle social card, abbiamo ovvero spinto tutti questi contenuti e questi prodotti attraverso il nostro piano social, attraverso i nostri canali istituzionali. I social hanno delle regole, hanno un linguaggio, hanno una loro grammatica, quindi è necessario avere, abbiamo costruito delle social card che potessero visualizzare a colpo d'occhio poche informazioni approfondite da un post di approfondimento che vi mandava il link di approfondimento, sempre per catturare l'attenzione e generare attenzione, conoscenza e consapevolezza. Questo appuntamento di oggi, il primo di degli appuntamenti che Serenella ha anticipato, noi vorremmo potenziare ovviamente con i nostri partner istituzionali per condividere il percorso che stiamo facendo. Oggi prima di me Stefano Menghinello ha anticipato quelle che saranno le rilevazioni sperimentali che prenderanno il via a partire da febbraio e che sicuramente saranno un qualcosa a cui ci agganceremo e che non avevamo previsto ovviamente, qui ci agganceremo per potenziare e supportare con una serie di contenuti. E quello che è stato invece, che prego adesso che vi mostrerò, è l'altro, diciamo, output, l'altro prodotto che ci è sembrato, diciamo, potesse raccontare in maniera più efficace ed emozionale anche quello che sta succedendo, è il video informativo che adesso vi mostro. Qualche secondo e parte il video, altrimenti prego la regia di darci una mano. Eccolo. Abbiamo conosciuto un'Italia fatta di campioni. Un'Italia che ha saputo fermarsi e sta ripartendo. Un'Italia che merita risposte. Per questo l'Istat continua a lavorare, rafforzando il proprio impegno per soddisfare le nuove esigenze informative. E anche il censimento permanente della popolazione va avanti. Quest'anno abbiamo intensificato l'utilizzo dei dati amministrativi.
mentre le rilevazioni sul campo sono state sospese per tutelare la salute di tutti. Da dicembre saranno rilasciati i risultati delle prime due edizioni del censimento, che ripartirà nel 2021 a pieno regime, con le rilevazioni sul territorio e presso le famiglie. Abbiamo ancora bisogno di campioni. Censimenti permanenti. L'Italia, giorno dopo giorno. Riprendiamo la nostra presentazione. Allora, quindi sulla prima fase è abbastanza chiaro quali strumenti abbiamo messo in campo. La seconda fase è quella di consolidamento della campagna sul censimento. Parliamo ai diversi pubblici, parliamo alla cittadinanza. Abbiamo sviluppato, quindi implementiamo i contenuti e una narrazione attraverso i nostri canali social e le nostre e le piattaforme digitali, sia attraverso il nostro sito istituzionale Istat che quello dedicato alla campagna. E stiamo per partire con la seconda edizione del censimento sui banchi di scuola. Questo è un progetto speciale che sul quale abbiamo investito molto e che ha proprio un investimento sia pubblicitario e di campagne dedicate, perché è un progetto che abbiamo realizzato per raggiungere il target dei più giovani, che sono, sappiamo perfettamente, i nostri, diciamo, facilitatori all'interno delle famiglie, e anche rispetto ai quali per noi è un investimento che facciamo in prospettiva per far crescere la consapevolezza dell'importanza del censimento anche per conoscere il territorio nel quale loro vivono. Questa è un'operazione con il Ministero dell'Istruzione, con il quale abbiamo avviato già dallo scorso anno una proficua collaborazione anche rispetto ad altre iniziative. Stiamo per lanciare, non mi posso dilungare, avrei volentieri vi avrei mostrato un video teaser di lancio che è veramente molto molto emozionante, perché laddove si coinvolgono i ragazzi c'è un altro livello anche di emotività e di coinvolgimento, però vorrei completare l'esposizione e non sottrarre il tempo agli altri. Un'altra operazione, sempre in termini di engagement, di motivazione, di costruire consapevolezza rispetto all'operazione censuaria, è quella che stiamo preparando, che è il nuovo contest su Instagram e Twitter, hashtag quello che conta. Qui giochiamo sulla doppia accezione del contare. Con i censimenti noi contiamo, quantifichiamo, contiamo famiglie, contiamo, c'è un processo di misurazione, ma conta anche in sé il concetto appunto di contare di valore, cosa ha valore per noi. Su questa doppia accezione noi costruiremo, attraverso una piattaforma collaborativa, creeremo praticamente degli strumenti affinché chi si iscrive, chi partecipa, chi si lascia coinvolgere, possa raccontare che cosa conta per sé, e lo farà all'interno di gabbie, di template che richiamino la nostra campagna e che loro visualizzeranno e condivideranno sui propri profili social. Tutto questo, come potete immaginare, è una, diciamo, genera attenzione, visibilità, notorietà, che è quello uno degli altri obiettivi della nostra campagna. E poi la prossima, a inizio della, sempre rispetto a questa fase di ampliare la platea di destinatari delle nostre azioni, abbiamo la nostra partecipazione a Forum PA. Abbiamo deciso di essere presenti con una rubrica che abbiamo chiamato 60 minuti di censimenti. Avremo 4 talk totalmente dedicati ai censimenti permanenti. È un po' sbilanciato, 3 sul censimento della popolazione, perché appunto uno sarà appunto sul censimento, sempre sulle strategie e le innovazioni di processo da allargare e da condividere con una platea più ampia. Un altro talk sarà importantissimo, dedicato alle differenti modalità di diffusione del censimento della popolazione e delle abitazioni. Un altro dedicato alle campagne di comunicazione sui censimenti. È uno spazio importante e imprescindibile in quello che è comunque l'appuntamento per la pubblica amministrazione, è dedicato al censimento delle istituzioni pubbliche. Verso il censimento delle istituzioni pubbliche, la prossima edizione presenterà delle innovazioni, e quindi sarà un intervento che in qualche modo avrà una valenza di presentazione, di analisi dei risultati appena presentati e in prospettiva di quelli, diciamo, delle innovazioni introdotte. Concludo il mio intervento con quella che è la terza fase, che è quella che sarà riservata alla diffusione dei dati censuali.
Allora, come anticipavo, un'azione di media relation molto forte e tradizionale, un evento di diffusione dei risultati, non mi soffermerò oltre, una grande novità, è la prima volta che lo abbiamo previsto in un piano di comunicazione, è un piano di placement per restituire i dati. Andremo in Rai, abbiamo opzionato 5 puntate televisive, in uno mattina in famiglia, La vita in diretta, I fatti vostri, Geo e 4 radiofoniche, all'interno delle quali non presenteremo il censimento come operazione, come abbiamo fatto nella prima edizione, per coinvolgere, motivare, spiegare l'operazione, ma racconteremo i risultati. Noi dobbiamo adesso restituire ai nostri campioni il valore informativo, il potenziale informativo di questa grande operazione. In conclusione, l'ultima azione, l'ultima attività stringenti saranno quelle ovviamente social e digital, con un'attenzione su cui vi prego di prestare l'attenzione, di un coinvolgimento di una selezione di influencer che sosterranno e amplificheranno e moltiplicheranno quella che è la nostra diffusione dei risultati. Io vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola a chi mi segue. Grazie Michela, in realtà la riprendo io un attimo. Come vedete, in tutte le fasi di questo processo relativo ai censimenti cerchiamo di essere veramente di dettaglio, un enorme sforzo organizzativo, grandissime innovazioni tecnologiche, grandissime utilizzo di fonti dati, approfondimento su dati, ma anche una narrazione fino al dettaglio utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. Strumenti che vi invito a seguire perché utilizziamo moltissimi canali social e quindi a prescindere dal fatto che poi verrà tutto pubblicato sul sito, che poi naturalmente vi manderemo le slide, che poi vi raggiungeremo in ogni modo possibile, soprattutto se non ci sarà purtroppo l'opportunità di incontrarci sul territorio, però ci sono una serie di canali social che vi consentiranno e consentiranno a tutti noi di non essere soli. Michela Pacello parlava dell'importanza ancora una volta dei dati, parlava anche della missione della restituzione attraverso la comunicazione, ma io credo che così come i colleghi che mi hanno preceduto hanno invocato spesso giustamente la collaborazione e l'interazione con gli enti locali, adesso andiamo ad ascoltare l'opinione, il punto di vista, l'osservatorio dei rappresentanti degli enti locali. E soprattutto mi piacerebbe chiedere a loro che cosa loro si aspettano da noi, perché come ci siamo spesso confrontati con altri colleghi direttori, qui c'è anche una sorta di dovere, di compito che secondo me l'Istat ha, che è quello che a un certo punto ha la collaborazione di tanti, ma poi dobbiamo anche restituirgli questi dati. Allora cerchiamo di capire insieme ai colleghi che si succederanno adesso negli interventi se c'è differenza fra un dato e un dato, quello di cui c'è più bisogno sul territorio, soprattutto per orientare le eventuali politiche di intervento, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il ruolo essenziale e l'obiettivo fondamentale della diffusione dei dati e della funzione della statistica, in particolare della missione dell'Istituto Nazionale di Statistica, è quello di diffondere il più possibile dati per consentire ai policy maker, agli amministratori, nel caso dei territori, di prendere le decisioni che siano, come dire, le più circostanziate alla realtà, alla fotografia della realtà possibile, e mai come l'emergenza epidemiologica ha dimostrato quanto il corretto utilizzo dei dati può essere davvero molto importante. Cedo volentieri la parola intanto a Simona Coccetta, vicepresidente vicario dell'USCI, ma che, come mi ha ricordato ieri in questo contatto telefonico che abbiamo avuto, è anche rappresentante del comune di Terni. Si susseguirà poi Paolo Testa, che è il capo ufficio studi dell'ANCI, ma anche il responsabile dell'Osservatorio Nazionale dello Smart City. E proprio per non togliere spazio al dibattito successivo, visto che le domande sono tante, per loro le domande sono più o meno simili. La funzione statistica sui territori, cosa ci chiedete a noi, Istituto Nazionale di Statistica, e quanto è importante questa collaborazione per voi? Credo anche che ci possiate annunciare anche voi momenti e protocolli e accordi che sono stati siglati di recente. Ma intanto la parola a Simona Coccetta.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e ben rivisti anche se in questa modalità particolare e non dal vivo. Diciamo, con il mio intervento sono contenta che sono moltissimi i comuni che sono collegati, così anche loro potranno sapere un po' come stanno le cose, come va la nostra collaborazione con Istat, come usci, parlo come Unione Statistica dei Comuni Italiani, e potranno, spero, poi vedrete sentire nel mio intervento, spero anche smentire qualcuna delle cose che dirò oppure purtroppo rafforzarla. Adesso giriamo la prospettiva, no? Giriamo un po' l'obiettivo. Fino adesso abbiamo visto che cosa ha in programma l'Istat, quali sono le cose che sono state fatte anche dentro Istat a 360 gradi, perché abbiamo avuto informazioni sulla strategia censuaria, sulla la parte informatica che è alla base di questa strategia, la parte della comunicazione con l'intervento di Micaela. Adesso, diciamo, invece siamo noi comuni che vogliamo un po' raccontarci, volevo un po' raccontarci e, per analizzare un po' insieme a Istat qual è la situazione. Devo dire che anche in altri interventi che ho avuto occasione di effettuare sono sempre partita dalla consapevolezza che sicuramente la statistica è una risorsa fondamentale e preziosa per il territorio, parlo del territorio locale, più circoscritto, le nostre realtà comunali o piuttosto che provinciali o anche regionali. È una risorsa preziosa perché sicuramente la programmazione a livello di governance ha necessità di strumenti quantitativi per poter effettuare dei progetti, per poter analizzare quello che è stato fatto e per poter programmare il futuro. E quindi il nostro ruolo di uffici di statistica è proprio quello di promuoverci, di promuovere azioni e progetti che possano far capire ai decisori quanto sono importanti le analisi statistiche per il loro ruolo e per dare fondamento alle politiche di intervento e per anche però per fare dei confronti con le realtà urbane simili oppure con il resto del paese, e per cui in questo i dati censuari sicuramente sono fondamentali. Devo dire che negli ultimi anni si è riscontrata nelle nostre amministrazioni una particolare attenzione, una maggiore consapevolezza da parte degli amministratori della rilevanza statistica ai fini della governance, e quindi come uffici di statistica siamo stati coinvolti nella progettazione per esempio dei DUP, dei documenti unici di programmazione. Tutti i documenti anche finanziari di bilancio hanno una parte statistica, tutti i progetti ai quali partecipiamo hanno una parte statistica, e quindi diciamo c'è consapevolezza del nostro ruolo. E, grazie anche al potenziamento del dialogo che c'è stato con Istat, sia con diciamo, come usci che proprio con uffici di statistici, sicuramente anche il rilascio di dati da parte dell'Istat ha tenuto conto anche delle esigenze che noi abbiamo manifestato di quali fossero i dati importanti per il territorio, e quindi di ricalibrare l'offerta dei dati statistici da parte dell'Istat. Sì, abbiamo avuto vari incontri, sia formali che informali, proprio appunto per far presenti le esigenze del territorio e ovviamente i dati censuari li stiamo aspettando tantissimo, proprio perché alcuni, tipo quelli riguardanti il titolo di studio, dalla mobilità, sono dei dati che veramente ci vengono chiesti con insistenza, perché gli ultimi, come sapete benissimo, sono quelli del 2011. Ma il censimento permanente, come
tutti voi che siete collegati sapete, è stata un'occasione fortissima, è stato un volano per questa collaborazione con Istat, ma anche con ANCI. Parlo ad esempio del comitato consultivo, parlo dei gruppi di lavoro ai quali abbiamo partecipato anche come USCI, gruppi tecnici, gruppi sul miglioramento diciamo di ESG, e devo dire che i risultati di questo lavoro sono stati evidenti a tutti, credo anche ai colleghi dei comuni che sono collegati, diciamo, facendo un confronto tra l'edizione 2018 e l'edizione 2019. Credo che anche la collaborazione appunto nostra di USCI abbia dato del valore aggiunto al miglioramento di tutta la strategia che c'è stata nel 2019. E fino adesso diciamo ho la parte più tra virgolette rose e fiori. Sicuramente però parallelamente nelle nostre amministrazioni negli ultimi anni, non parlo dell'ultimo anno, ovviamente vorrei quasi escluderlo dalla mia presentazione, questo periodo di emergenza, dico anche precedentemente, si è assistito a un forte depauperamento degli uffici di statistica. Parlo soprattutto a nome delle amministrazioni di comuni di media dimensioni, intorno ai 100.000 residenti, anche un po' meno, ovviamente non dei grandi campioni città metropolitane che sono più strutturate. Però purtroppo diciamo il turnover, le pochissime assunzioni che abbiamo avuto stanno velocemente prosciugando gli uffici. Sicuramente vengono accorpate le funzioni, la funzione statistica viene accorpata con altre funzioni, il personale viene ridotto e dirottato anche in uffici più essenziali e man mano gli uffici si stanno sguarnendo. Pochissimi dati, i dati, grazie ai colleghi, grazie dell'Istat che me l'hanno fornito, i dati dell'indagine EUP, ad esempio, considerando i comuni appunto intorno ai 100.000 abitanti, ci dicono che praticamente dal 2016 ad oggi il personale degli uffici di statistica è diminuito di circa un 15%, quindi un 15% in circa 3 anni è insomma, un dato che parla da solo. E solamente intorno al 50% degli uffici di statistica svolge esclusivamente l'attività statistica, mentre gli altri svolgono l'attività statistica insieme ad altre attività. Considerate che tra questi comuni, parlo anche, sono tutti comuni che ad esempio nel censimento sono comuni autorappresentativi, quindi partecipano ogni anno e malgrado questo l'attività statistica è poco, intorno al 50% dell'attività di questi comuni. Il dato secondo me è ancora più preoccupante anche pensando a un rilascio dei dati appunto a come poter interpretare anche questi dati è che circa il 6% del personale degli uffici di statistica è uno statistico. Questo insomma, è un dato che potrebbe far riflettere. Insomma, vabbè, non voglio angosciare la platea ancora di più su questa cosa, però sicuramente insomma, è il problema principale per i comuni è proprio questo, il fatto del depauperamento degli uffici di statistici. Ci si è messo anche il Covid, potrei dire, sicuramente questa situazione, l'emergenza sanitaria che ha un po' rivoluzionato la vita di tutti noi, no? Sia personale che amministrativa, per le amministrazioni locali, per i comuni, è stato particolarmente difficile, in quanto ci siamo trovati a fronteggiare un problema enorme e quindi sono state ridisegnate anche le geometrie all'interno delle amministrazioni, sono stati individuati i servizi indispensabili e su queste sono state focalizzate le risorse. Capite bene che negli uffici di statistica praticamente sono stati un po' svuotati, le risorse sono state destinate ad altri servizi più importanti e diciamo che ci stiamo arrancando e con difficoltà siamo riusciti a garantire quel poco dell'attività per la rilevazione dei prezzi e di l'unica indagine che abbiamo continuato è l'indagine AVQ e l'indagine ambiente, ma
insomma poco di più la nostra funzione di fornire dati a supporto del territorio è stata praticamente annullata tanto che devo dire con estrema franchezza che la comunicazione del direttore centrale di agosto riguardante la sospensione dell'attività areale dalista è stato per noi un sollievo, perché insomma non saremmo riusciti con il personale a disposizione a garantire l'operazione. Sempre con grande franchezza posso dire che per altri, cioè per l'amministrazione, per i decisori, non è stata proprio una notizia, cioè sinceramente loro mancavano, pensavo all'ipotesi che si dovesse fare un censimento in questa situazione emergenziale. E quindi, che dire, sicuramente il rilascio, non mi vedo più, il rilascio dei dati censuari, speriamo, come insomma abbiamo saputo annunciare a dicembre, potrebbe essere sicuramente un'opportunità per poter dare nuova visibilità agli uffici. Certo, i dati sugli spostamenti e la mobilità, pure questi slittano al 15 dicembre. Credo che è una cosa, no, che, sulla quale si dovrà lavorare in seguito, l'abbiamo detto sempre in più sedi, anche come usci, e sul fatto della tempestività della restituzione, perché come vedete, cioè in un momento come questo, nel quale i dati non ci vengono forniti, sbocciolati giornalmente, far capire che i dati che noi adesso rilasceremo si riferiscono a un paio di anni fa, insomma, non è per noi degli uffici, non è così semplice. Comunque sicuramente, ecco, la settimana scorsa, sicuramente ecco, anche la campagna che ci sta facendo vedere Michela, è importante dare risalto al rilascio dei dati. E, la settimana scorsa abbiamo avuto un incontro per quanto riguarda la presentazione del sistema data browser, dove sono state presentate alcune delle dashboard progettate per la diffusione dei dati censuari 2018-2019. Sicuramente il sistema ha delle enormi potenzialità, è molto interattivo, permette di personalizzare le informazioni, però è anche in quell'occasione, l'ho detta, secondo me credo che vada differenziato l'utilizzo della piattaforma a seconda dell'utenza. In poche parole, credo che non ci debba essere una vera democrazia statistica, nel senso che, cioè, gli uffici di statistica devono avere un ruolo di elaborazione maggiore, in modo che, diciamo, per due motivi: uno, perché l'utenza si debba rivolgere agli uffici di statistica competenti per ottenere informazioni, diciamo, meno basilari, quindi un po' più sofisticate, ad esempio elaborazioni per zone di territorio, in modo che comunque l'ufficio abbia un senso anche nel rilascio delle informazioni, e l'altro anche perché diciamo lasciare troppi dati a chi, non dico statistico, però abbia troppa, no? Abbiamo visto in questi scusate un attimo, come si è attivato qualche piccolo problema di audio, ma allora, mentre Simona risolve i problemi, vorrei farvi notare quello è proprio dal vivo ciò che succede. Nel frattempo che sono collegata, purtroppo ho dovuto avviare una conferenza dei dirigenti straordinaria per l'emergenza Covid, per diciamo ricalibrare il personale. Quindi ecco, questo succede nei comuni. Siamo tutti impegnati anche in altre, scusatemi ancora, comunque l'ho disattivata. Quindi dicevo una cosa quindi importante, questo fatto della no alla democrazia, diciamo, statistica, nel senso, cioè, no, chi sa usare i dati statistici deve avere un livello di utilizzo maggiore, appunto più sofisticato. E quindi spero che anche in quell'occasione ci sia per noi, gli uffici di statistici, un livello diverso. Comunque questa, diciamo, è un po' la situazione che
c'è nei comuni. Poi spero, appunto, come dicevo prima, che alcuni dei colleghi possano smentirmi, ma purtroppo avendo insomma interlocuzioni quasi quotidiane con altri colleghi, vedo che la situazione è un po' questa, perché gli uffici in questo momento sono sguarniti e quindi c'è bisogno di rinforzare il nostro ruolo. Rivolgo un appello e forse anche lancio diciamo, la palla al collega dell'ANCI, Paolo Desta. In più occasioni abbiamo intrapreso già da qualche anno cammino comune appunto proprio per potenziare e diffondere il ruolo della statistica. Dobbiamo lavorare insieme, al di là dei protocolli che sono importantissimi, ma sempre coinvolgono noi statistici, noi degli uffici statistici. Dobbiamo lavorare a un unico obiettivo comune, cioè la statistica deve uscire dai circoli comuni degli addetti ai lavori e deve varcare i confini dei consigli comunali, delle giunte, dei sindaci, perché solo così potremmo veramente avere quella visibilità della quale abbiamo bisogno. Sicuramente questo deve passare anche, l'abbiamo detto tante volte, no? Per una riforma anche del 322, perché forse insomma superate. E quindi lo sforzo comune è quello di cercare di far appunto potenziare il ruolo degli uffici di statistica. Ci siamo riusciti con Istat, perché ritengo che il percorso di collaborazione che abbiamo intrapreso da alcuni anni è un grande passo in avanti per gli uffici di statistica. Adesso dobbiamo fare un passo in più, e in questo appunto l'ANCI deve essere un nostro stretto collaboratore, è quello di promuovere la statistica all'interno delle amministrazioni, perché sono in questo modo, cioè con un impegno concreto da parte dell'amministrazione di investirci in risorse sia umane che diciamo tecniche, sono in questo modo potremmo continuare il nostro percorso di collaborazione con Istat e portare a risultati insomma sicuramente anche migliori di quelli che abbiamo ottenuto. Grazie Simona Coccetta, intervento interessante. Avrei voluto dare immediatamente la parola a Paolo Testa, ma ho trovato di interesse particolare la provocazione sulla democrazia della statistica, e quindi preannuncio a tutti voi che in occasione del Forum PA dal 2 al 6 novembre noi dedicheremo un panel apposito alla diffusione, che era alla diffusione lato comunicazione e diffusione, perché abbiamo già visto il piano della diffusione dei censimenti in senso stretto, e lì probabilmente potremmo capire se la soluzione è quella prospettata da Simona, cioè piattaforme differenti, oppure magari se ci possono essere soluzioni che vedono un'unica piattaforma con diversi gradi di approfondimento e di navigazione da parte di utenti più o meno esperti. Certamente l'Istat e tutti noi colleghi dell'Istat non possiamo che condividere invece questa richiesta di collaborazione costante che già c'è e che ciascuno per le parti di nostra competenza approfondiremo, e non c'è dubbio che facciamo il tifo per voi affinché la funzione della statistica nei comuni, a prescindere dalla riforma del 322, sia assolutamente più presa in considerazione. Paolo Testa, ANCI Smart City. Il suo punto di vista. Buongiorno a tutti. Grazie per questa occasione importante di confrontarci con un numero così grande di comuni e di interlocutori, e grazie per la qualità di tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Davvero non è piaggeria, ma credo che tutti quelli che hanno potuto assistere abbiano adesso un'idea molto chiara di quello che aspetta gli uffici di statistica in termini operativi in quest'anno e nell'anno a venire, e come usare un po', come provare, io di questo vorrei parlare, a usare questo tempo così un po' sospeso che stiamo vivendo tutti quanti per
le cause che ben conosciamo. Ovviamente richiamo in apertura le, così anche le occasioni formali, i momenti formali che vedono una collaborazione costante di Istat, ANCI, non dimentichiamoci anche del mondo delle province, quindi di UPI, e collaborazione che per noi ha un senso solo se fatta insieme a USCI. Il richiamo di Simona appunto alla collaborazione è un richiamo che faccio assolutamente mio, nel senso che ANCI, come sapete, è l'associazione dei sindaci, degli amministratori, che sono proprio quei soggetti, un po' quel convitato di pietra che abbiamo sentito nominare, no, in più di un'occasione, e che spesso, come dire, non dà l'attenzione, l'interesse che meriterebbe alla materia statistica e al dato in sé. Ma ahimè, come purtroppo continuiamo a vedere anche in un momento così serio come quello che stiamo vivendo, in quest'epoca si dà una rilevanza maggiore alla narrativa piuttosto che all'analisi approfondita. Io riprendo alcune delle cose che sono state dette e rispondo alla domanda di Serenella, e sono, come dire, ben contento di poter guardare questo mondo dal lato dell'utilizzatore dei dati, perché ovviamente il percorso di censimento vive grazie alla qualità della raccolta e della produzione dei dati. Senza un rigore su questo aspetto, ovviamente non ci sarebbe nulla da comunicare, nulla da analizzare. Però appunto io credo che uno dei compiti, l'ha detto molto bene Simona prima di me, degli uffici di statistica, dei comuni in senso più ampio, sia quello di farci qualcosa con questi dati e non soltanto produrli e trasmetterli. Ovviamente confermo in apertura la piena disponibilità di ANCI a offrire, a mettere a disposizione i propri canali di comunicazione per qualsiasi iniziativa si dovesse decidere di fare insieme, anche in questa fase, diciamo, più operativa, per chiarire, qualora ce ne fosse bisogno, ai comuni aspetti relativi alla raccolta, alla produzione dei dati. Non dimentichiamo, insomma, io credo che uno dei canali che in questa fase anche di distanziamento tra le persone stia funzionando meglio nel nostro mondo è il canale dei webinar di IFEL, che sta continuando a lavorare in modo molto importante sugli aggiornamenti normativi, su ahimè anche le tante emergenze che i diversi decreti hanno generato all'interno dei comuni, e quel canale è ovviamente sempre a disposizione di Istat per qualsiasi tipo di comunicazione e di intervento. Così come voglio ricordarlo, è importante, e credo sia importante, in diversi tra chi mi ha preceduto ha fatto accenno all'importanza dell'analisi dei dati, della rappresentazione dei dati a livello territoriale. È importante, dicevo, ricordare il ruolo delle ANCI regionali, che almeno in alcuni territori e su questo tema da sempre hanno dimostrato grande interesse e volontà di impegnarsi per dare supporto ai comuni nell'attività statistica. Dicevo, interessante, come dire, avere un punto di vista dal lato degli utilizzatori, perché è vero, concordo con quanto dice Simona, siamo ancora troppo deboli, nonostante si faccia un gran dibattito, gli amici di Forum PA sono i primi, e voi fate benissimo a usare quel canale a impegnarsi e a portare avanti la dottrina del data-driven decision,
delle decisioni basate sulla conoscenza, sappiamo quanto invece poi a livello locale, a livello territoriale, questa conoscenza venga a volte interpretata in funzione di decisioni che sono già prese. E quindi che cosa farci con questi dati? Io un primo stimolo ve lo vorrei dare rispetto alla possibilità di, ancora una volta, lavorare insieme Istat e comuni, quindi ANCI e USCI, per rafforzare le competenze di analisi che sono necessarie all'interno dei comuni per dare informazioni che siano appunto corrette, elaborate, non grezze, che consentano agli amministratori di prendere delle decisioni che siano appunto orientate dai dati, basate dai dati, ma per farlo appunto bisogna dare a questi dati una forma comprensibile e essere supportati, diciamo, da delle analisi che spesso non si possono limitare alla singola variabile, al singolo aspetto, ma devono avere sempre di più una logica, una visione integrata. In questo senso, forse, questo, uso un termine forte, tempo sospeso, questa tornata 2020, e io interpreto il lavoro, e ringrazio per questo il lavoro dell'Istat, perdonate, sui gruppi di lavoro che stanno partendo, sono partiti sul censimento, anche proprio in questa direzione, usare questo tempo sospeso, dicevo, questo periodo, per sperimentare anche delle collaborazioni Istat comuni sul piano, sul fronte delle elaborazioni e delle analisi. Questo perché la debolezza che Simona sottolineava, la bassa presenza, rappresentatività di competenze tecniche specifiche in campo statistico, è effettivamente un elemento che confermo in pieno una fragilità che si sente non solo nei comuni di più piccole dimensioni, laddove ovvio non guardiamo e non parliamo dei comuni molto piccoli che hanno delle dotazioni di personale che stanno sotto le 5 unità, le 3 unità, e quindi insomma arrivare lì a parlare di avere uno statistico sarebbe quasi una provocazione, ma anche nei comuni medi e nei comuni più grandi, dove a volte questa funzione si è molto concentrata appunto sulla raccolta e sulla produzione e meno sull'elaborazione e sull'analisi. Quindi si è un po' persa di vista si è indebolita questa competenza che invece è assolutamente, assolutamente necessaria, soprattutto in una fase come questa di generale fragilità sia dei contesti territoriali, economici e sociali in particolare, sia delle dotazioni di personale dei comuni, che è vero hanno visto, come dire, uno stringersi delle dotazioni degli uffici statistici, ma sono restrizioni che effettivamente hanno caratterizzato, diciamo, questi anni un po' in tanti settori, perché ovviamente parlando io con un'ampia gamma, diciamo, di competenze, di funzioni e di uffici all'interno dei comuni, vi posso garantire che in molte parti si sono indebolite queste competenze. Rafforzarle per farci che cosa? Fondamentalmente due elementi che sono banali, però desidero ricordarlo, sicuramente per definire al meglio, programmare al meglio i servizi comunali, che sempre di più non sono limitati. Credo che su questo lo possano ben confermare comuni della taglia come quello di Simona Coccetta, che sono capoluoghi, a volte non solo capoluoghi amministrativi, ma sono anche capoluoghi di fatto. Sono comuni di taglia media, medio-grande, che sono al centro di territori che fanno riferimento a quel capoluogo per una serie di servizi che a volte sono gestiti in forma associata, a volte attraverso consorzi e convenzioni,
ma a volte, come dire, di fatto vengono erogati ai residenti dei comuni di cintura, dei comuni limitrofi dal comune capoluogo, e che per questo ha bisogno di una conoscenza che si estende al di fuori del territorio amministrativo, ma arriva appunto all'area vasta di riferimento. In questo senso io credo, come dire, che sia fondamentale lavorare, e mi pare insomma che Istat in questo senso ci ha dato già una conferma sui dati di censimento, ma io vorrei, come dire, avere una visione anche un pochino più ampia, non solo limitata ai dati di censimento, lavorare sulla georeferenziazione dei dati, sui riferimenti territoriali dei dati stessi, perché come dire, conoscere i fenomeni è sempre più rilevante che abbia un riferimento il più possibile. Voi avete accennato come dire, agli aspetti, Gerardo Gallo, alla possibilità di fornire dati a livello subcomunale, fondamentale per i comuni più grandi, fondamentale, ma anche, e qui diciamo lo stimolo è più ai comuni che non all'Istat, però continuo a dire che è fondamentale lavorare insieme, a livello appunto di area vasta, a livello di comune centroide, direbbe qualcuno, con l'area di riferimento. Altro elemento di, credo, importanza è quello dell'integrazione non solo con come dire, dei dati Istat sul territorio, ma più in generale con dati che il territorio produce. Quindi io credo che dobbiamo cominciare, lo dico da qualche tempo, a guardare, Istat lo fa, quindi anche i comuni credo debbano cominciare a farlo, a guardare ai cosiddetti big data, alla produzione di dati territoriali da appunto dai soggetti sul territorio, da quello che noi produciamo con i nostri device, da quello che la sensoristica sempre più pervasiva sul nostro territorio produce, e che ahimè ancora entra poco o in modo molto settoriale, specifico. Penso ad esempio alle informazioni raccolte dalla sensoristica sul dissesto idrogeologico, che sono, come dire, fanno un po' storia a sé, stanno in silos proprietari, e che invece dovrebbero, dal mio punto di vista, entrare nella programmazione dei servizi incrociandosi con i dati, ad esempio, del censimento della popolazione. In questo ultimo elemento, secondo me, sulla programmazione dei servizi, ma da cui tener conto, è quella della capacità ancora molto molto fragile nei nostri comuni di costruire degli scenari previsionali. Cioè noi, ora è inutile fare sempre riferimento alla pandemia, quello che stiamo vivendo, sperando che sia davvero un'eccezionalità che supereremo presto, ma non solo le emergenze, che ahimè appunto penso a quelle climatiche, sono sempre più frequenti, ma anche alcune cronicità del nostro sistema, che sono cronicità sociali, economiche e territoriali, e che meritano, secondo me, di essere analizzate con appunto la costruzione di scenari previsionali, che ovviamente si devono basare sui dati attuali. Secondo, vado velocemente a chiudere perché vedo ci sono tante domande, non voglio sottrarre tempo al dibattito, filone è quello della programmazione degli investimenti, ovviamente. E su questo, già detto bene chi mi ha preceduto, sempre più rilevanza nei progetti, ad esempio nei progetti europei, nei fondi strutturali, ma ce l'avrà anche adesso, siamo alla vigilia di un momento di arrivo, diciamo, di almeno auspicato di risorse con il Recovery Fund, con il React EU, con fondi straordinari che si aggiungeranno alla,
alla programmazione dei fondi strutturali e che richiederanno per essere spese delle analisi e una conoscenza del territorio e delle comunità di riferimento molto puntuale e che solo grazie appunto a un livello di analisi come quello garantito dal censimento possiamo pensare di avere. Una cosa che secondo me, ultima davvero, elementi, li do come spot, quella del, avete già detto Simona molto bene prima di me, il sviluppare la capacità di fare dei confronti tra territori, e questo è fondamentale appunto la diffusione dei dati censuari e la tempestività della diffusione dei dati censuari, perché sono gli unici che possono consentire ai comuni di fare dei raffronti per meglio calibrare le proprie politiche territoriali. E infine, di questo ringrazio sia Serenella Revioli che Michela Pacello che ci hanno dato un quadro davvero molto importante di quello che Istat si accinge a fare in termini di comunicazione, cioè anche i comuni, questo noi ci proviamo, come dire, parliamo quotidianamente con tanti sindaci, con tanti amministratori, con tanti assessori, consiglieri comunali, investire un po' su una comunicazione più oggettiva, più fondata sulla conoscenza e sui dati e un po' meno sulla narrazione e sull'improvvisazione sarebbe, come dire, un elemento di qualità imprescindibile anche per l'azione politica, io credo, e non ci stancheremo mai di farlo, e sono davvero felice di vedere che su questo Istat sta investendo molto. Così come sta investendo sulla qualità della raccolta. Grazie davvero per questa mattinata di lavoro e lascio spazio alle domande, che sono molte. Paolo, ringrazio io te, attraverso di te sia Sbarziti ma soprattutto ANCI, ci crediamo davvero moltissimo, lo voglio ricordare con determinazione, tutti insieme, vertici, direttori, abbiamo usato un hashtag per tutto questo periodo che però traduce bene il nostro impegno per il paese, Istat per il paese, e hai assolutamente ragione tu, i dati non servono soltanto in tempi di emergenza ma anche per tutti gli aspetti cronici del nostro paese. Se potessi riassumere tutto con degli slogan, c'è bisogno di statistica, c'è bisogno di informazione corretta, c'è bisogno di quel stay curious che poi si traduce nel naturalmente attenzione alle nuove fonti dati. Credo che Istat da questo punto di vista sia davvero pronto. Io sono da poco nell'istituto e sono strabiliata da questa capacità di fare innovazione costantemente e credo che quindi la collaborazione sia determinante. Vi ricordo che ci sono 24 domande, quindi noi adesso da qui alle 13.30 passeremo la parola ai relatori. Per una questione di organizzazione direi che le raggruppiamo, cioè io leggo quelle per i singoli direttori e quelle in comune in modo tale, e prego le risposte brevi. Tra l'altro voglio dire a tutti i partecipanti, che sono ancora numerosissimi e che ringrazio infinitamente, perché non è facile di questi tempi stare tante ore a fare una tavola rotonda di questo tipo, come diceva la Coccetta, che capiamo benissimo, cioè poi tutti siamo contestualmente presi a tante altre cose, e invece abbiamo avuto ragione voi e noi, questo era un tema in particolare Gazzelloni ci ha creduto tanto da portare ad un tavolo di confronto il più possibile allargato. Vi dicevo, tante domande in chat sono arrivate perché poi c'è stata una sovrapposizione dell'utilizzo della chat che era per messaggi tecnici alle domande, quelle che ancora arriveranno vi prego di riconvertirle su QEA piuttosto che su chat, e tanti saluti da tutta Italia, tanto apprezzamento per l'iniziativa, lo dico soprattutto anche per il direttore Menghinello e per il direttore Fedeli, ci sono addirittura delle domande e di richieste di tablet, ma passo immediatamente a raggrupparle. Saverio, puoi precisare, ti chiedono, il termine di dati amministrativi, e poi ti chiedono anche ANPR come si pone in tutto ciò? Qualcuno dei nostri
dei nostri ascoltatori ha deciso di restare anonimo e noi naturalmente lo rispettiamo, altri invece ci danno il nome e quindi li menzionerò. Poi per Gazzelloni ce n'è ancora una in comune con Menghinello, è molto condivisibile, ci dicono, l'assoluta importanza di migliorare la qualità degli indirizzi ANNCSU, che è particolarmente critico per i comuni medio-piccoli. Forse una spinta, qui ci danno quindi anche degli spunti, potrebbe venire iniziando a lavorare sull'integrazione con NPR, oppure semplicemente, questo è molto articolato, oppure semplicemente pubblicando ANNCSU in modo che venga utilizzato nei servizi digitali, che in questo momento stanno avendo uno sviluppo esponenziale. Che ne pensate? Questa ci arriva da Morena Moretti, Unioni Comuni, Valle del Savio. Allora, Saverio, e poi invece per Stefano ce ne sono altre, ma te le dico dopo. Saverio, rapidamente su NPR. Grazie Serenella. Allora, i dati amministrativi che tratta l'Istat, come accennavo, sono l'insieme di una quantità veramente considerevole di flussi di dati amministrativi che acquisiamo dagli enti esterni. Le anagrafi sono considerate come dato amministrativo, quindi in qualche modo il discorso si collega anche all'accenno che è stato fatto ad ANPR. Noi seguiamo ANPR dalla sua nascita, ormai siamo in grado di acquisire quotidianamente tutte le notifiche di ANPR, i 6.500 comuni che sono subentrati, praticamente noi li vediamo soprattutto, quasi soltanto, da ANPR, proprio come flussi statistici, ma questi dati vengono integrati con milioni di altri record che provengono da altri fornitori, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dall'INPS, dall'INAIL. Abbiamo le dichiarazioni fiscali dell'Agenzia delle Entrate, cioè abbiamo veramente moltissimi i permessi di soggiorno, il parco veicolare, adesso sto andando così a memoria, però il fatto di fare integrazione sui dati amministrativi, che se volete è un allineamento, anche se ci sono molte differenze, con le più antiche tradizioni del nord Europa, dove i paesi hanno basato moltissimo della produzione statistica sulla base degli archivi amministrativi, è un grande investimento che l'Istat sta facendo, perché appunto un conto è fare statistica sui dati amministrativi in un paese di 5-6 milioni, un conto è farlo in un paese di 60 milioni di abitanti. Però questa è sicuramente la direttrice. Relativamente a queste connessioni posso solo dire che l'Istat è stato sempre a tutti i tavoli dove è stato possibile promuovere l'integrazione di queste grandi piattaforme. Ovviamente poi l'Istat non ha il potere assoluto su queste grandi piattaforme, perché lì subentrano competenze specifiche a livello governativo e ministeriale, ma l'integrazione di ANPR con il censimento è stato uno dei nostri cavalli di battaglia e continuerà ad esserlo, perché lì si aprono ancora molti discorsi di sviluppo futuro che adesso non abbiamo il tempo di affrontare qui. Qualche domanda faceva anche riferimento al discorso della revisione anagrafica, non aprirei adesso la discussione perché sennò andiamo un po' troppo lunghi, ma il nostro livello di attenzione su questo aspetto è molto forte e ci continueremo ad investire, perché noi siamo convinti che poi il censimento debba arrivare a una revisione anagrafica. Questo a testimonianza del fatto che anche sul versante ANCSU, cioè l'Istat nelle sue varie componenti, ha sempre sostenuto al massimo l'integrazione, ma altrettanto potrei dire con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti, così come stiamo lavorando con il MEF per integrare a NPR le dichiarazioni di nascita e di morte, comprese le cause di morte. Quindi cioè, sono tutti lavori che noi abbiamo in campo e su cui l'Istat si fa assolutamente promotore della loro integrazione. Sottolineo solo l'ultima cosa, poi smetto perché sennò qui abbiamo ovviamente poco tempo. ANPR è particolarmente delicata da questo punto di vista. Noi abbiamo sottolineato dal 2012 a oggi al Ministero dell'Interno, all'ANCI, Paolo si ricorderà benissimo quante discussioni abbiamo fatto in questa direzione, così come al Garante, così come agli altri enti che poi devono sfruttare i dati amministrativi, che l'integrazione del censimento con ANPR è fondamentale, perché altrimenti stiamo creando due infrastrutture nel Paese che corrono il rischio di andare ognuno per conto suo e soprattutto di divergere, perché io ricordo che il censimento decennale correggeva ogni 10 anni una somma di posizioni anagrafiche che ammontava generalmente tra il milione e il milione e mezzo di errori anagrafici. Se ANPR non interfaccia costantemente
è a livello micro con il censimento, noi stiamo creando due infrastrutture che a brevissimo non si parleranno più. Non avremmo, diciamo, uno sfrido di 1,5 milioni all'anno, ma sicuramente 150.000 sì, e quindi, cioè, progressivamente avremmo due rappresentazioni del paese che non si parlano, e questo potrebbe essere molto grave. Poi mi prenoto per una considerazione finale sulle cose che hanno detto ovviamente Simona e Paolo. Vorrei aggiungere qualcosa. Naturalmente, allora ce la facciamo. Stefano, ciascuno di voi credo possa leggere le proprie domande, quindi io le leggo velocissime. Allora, a te chiedono: l'attività di desk da fare solo con personale interno, e ancora maggiori informazioni sulle attività di back office che dovranno svolgere i comuni, il miglioramento della qualità degli indirizzi entro il 15 dicembre, la verifica dei dati anagrafici a marzo 2021. E poi c'è la domanda che hai in comune con Saverio, però intanto cominciamo da queste due, se possibile in sintesi. Allora, in estrema sintesi, diciamo, l'istituto ha definito dei contributi per svolgere queste attività, quindi diciamo che abbiamo una relazione primaria che è quella tra l'istituto e i comuni coinvolti in questa attività. Ovviamente poi i comuni hanno totale autonomia di, diciamo, ricorrere a ulteriori risorse oltre rispetto a quelle che hanno in dotazione. L'elemento fondamentale per noi non è se i comuni faranno ricorso a ulteriori risorse, ma se queste risorse hanno la capacità e le conoscenze richieste per fare i controlli. Quindi noi puntiamo più sulla qualità delle attività da svolgere che sull'imposizione di restrizioni. Quindi potete assolutamente organizzarvi come meglio credete, tuttavia è fondamentale che sia un'operazione di qualità. Quindi questo per quanto riguarda il primo aspetto. Ecco, sugli altri aspetti, diciamo, io ho annunciato una circolare, cioè noi all'inizio settimana prossima faremo partire una circolare a tutti i comuni interessati che fornisce tutte le, diciamo, informazioni. Abbiamo già informato la nostra rete territoriale degli uffici dell'Ista, quindi, diciamo, preferisco rimandare a questa circolare perché va nel dettaglio e ovviamente abbiamo tutte le soluzioni proposte, sono state testate, cioè abbiamo testato che quello che dal punto di vista informatico procedurale e tutto quello che vi proporremo funziona. Grazie. Grazie a te Stefano Menghinello. Massimo Fedeli, naturalmente le domande sono sui tablet. È possibile abilitare i tablet in uso a chiamare i numeri telefonici del contact center per una più immediata risposta alle problematiche che dovessero verificarsi in corso? Questa è una domanda che ci arriva dal comune di Caltanissetta, da Capodici, chiedo scusa per la pronuncia, ma ti chiedono ancora, sempre in tema di tablet, se fosse possibile attivare i tablet in dotazione per la messaggistica istantanea per tutta la rete comunale di riferimento. Quindi, come vedete, la digitalizzazione è davvero lo strumento per consentire il processo. Massimo, ci sei? Io non ti vedo. Sì. Sì, ok. Non mi vedete? Sì. Ok, allora, allora le due domande sì, le avevo lette. In effetti sulla prima direi che possiamo valutare la soluzione che abbiamo messo in campo in Istat. No? Noi abbiamo adottato da quando c'è il Covid un telefono virtuale che quindi utilizza i dati per fare telefonate, e quindi questo potrebbe essere un ottimo spunto per diciamo abilitare questo telefono virtuale sui tablet a disposizione. Quindi letta la domanda, insomma, abbiamo avviato già le valutazioni del caso. Preferiamo questo tipo di approccio piuttosto che abilitare la SIM a telefonate che provocherebbe ulteriori costi, ulteriori problematiche, insomma anche di gestione della SIM stessa da un punto di vista telefonico. Per quanto riguarda la messaggistica, anche è un tema sul quale stiamo lavorando, anche da questo punto di vista pensiamo di, insomma, portare delle innovazioni. Quindi ringrazio per questi spunti, perché come dicevo prima devono nascere appunto dalle persone che ci lavorano, perché sono loro che sanno quali sono i fabbisogni. Ci sono le soluzioni tecnologiche e l'interazione è fondamentale, quindi grazie per gli spunti, ci stiamo lavorando, vi daremo un feedback. Grazie Massimo Fedeli. Gerardo Gallo, per te c'è un elenco di richieste, te le vado rapidamente, soprattutto in quelle che possono essere un po' aggregate. Allora, intanto, gli spostamenti quotidiani per studio-lavoro verranno diffusi a livello comunale? E poi,
qual è la data prevista per il rilascio dei dati aggiuntivi per i comuni? Parliamo di dicembre 2020, marzo 2021 o altro? Il comune di Palermo questo ce lo chiede ancora. Le informazioni per i comuni sono utili anche alle province? Perché non estenderle anche a loro? Qui invece è la provincia di Modena che ci fa questa domanda. Le informazioni supplementari che vengono messe a disposizione dei comuni sono in realtà, qui più che una domanda è un'affermazione, di grande utilità anche per le regioni. Sarà quindi possibile avere queste informazioni anche per le regioni. Ci sono novità sul confronto censimento anagrafe anonimo? E poi ce n'è una che io francamente non capisco e quindi chiedo scusa a Stefano Argenton del comune di Schio, ma magari tu più addetto ai lavori lo comprendi, a che data si riferiscono? 31-12 o 8-10? Poi ce ne sono alcune domande per tutti, ma ve le faccio. Gerardo, a te la... Sì, grazie. Grazie Serenella, grazie per le domande. Cercherò di rispondere a tutte. Allora, per quanto riguarda il parto dall'ultima, quella più facile perché l'ha appena accennata, l'ha tirata fuori Saverio Gazzelloni, la questione del confronto censimento anagrafe, in realtà penso si volesse parlare della revisione anagrafica, perché in questa prospettiva nuova del censimento, appunto, il confronto censimento anagrafe fa pensare a una rilevazione totale, ecco. Quindi immagino che la questione fosse posta sulla revisione anagrafica. Questo è un tema che dobbiamo affrontare, secondo me è un tema, il tema politico, ecco, col garante, con le istituzioni che non riguardano soltanto l'Istat e i comuni, ma si va oltre, quindi come abbiamo detto dobbiamo affrontare a parte. Sulla questione invece degli altri dati, per quanto riguarda Palermo, quindi voglio tranquillizzare Mimo Danneo, con il quale collaboriamo insomma sui diversi temi. Ci sarà anche qui una circolare per quelli che saranno i dati che comunicheremo ai comuni, che deve partire a breve, in cui noi ci impegniamo, non appena avremo le infrastrutture pronte, le piattaforme di download per permettere ai comuni di dare loro le informazioni per singolo anno di età a livello comunale sulle poste di sopra e sotto copertura, noi metteremo a disposizione dei comuni e di tutti gli altri enti system, quindi province, regioni, non credo che ci siano assolutamente limitazioni di nessun tipo da questo punto di vista, tutte le informazioni supplementari non previste nel piano di diffusione. Entro marzo, quindi non appena avremo la piattaforma disponibile in download, è un problema di carattere tecnico-informatico e di circolare, quindi lo diremo chiaramente nelle circolari, scriveremo quali saranno i tempi entro i quali metteremo a disposizione questi dati. Sì, il pendolarismo, i dati sul pendolarismo saranno disponibili per comune sempre entro marzo. Non so se c'erano altre, credo di aver risposto a tutto, almeno così mi sembra. Grazie, poi eventualmente potete replicare. Grazie. Allora, grazie anche a Gerardo Gallo. Una domanda anche sulla comunicazione, Micaela Pacello. E quindi pongo prima questa domanda e poi invece vi segnalerò una serie di sollecitazioni che arrivano a tutti. Micaela, come si possono coinvolgere gli anziani e gli stranieri, che sono categorie difficili? Gli anziani hanno difficoltà con le tecnologie, sono paurosi verso il rilevatore e gli stranieri usano altri canali di informazione. Si potrebbero coinvolgere le associazioni culturali? Micaela? Allora, parto dagli stranieri, grazie per la domanda. Per quanto riguarda gli stranieri, lo scorso anno abbiamo avviato un contatto con i responsabili delle principali testate giornalistiche per stranieri. Li abbiamo incontrati quando ancora era possibile incontrarsi in sede e in sala stampa. Li abbiamo incontrati per condividere la campagna e per spiegare l'articolazione dell'operazione e chiedere loro di supportarci nelle informazioni. Ovviamente quelli delle principali testate per stranieri, delle principali comunità straniere presenti sul territorio. Per quanto riguarda invece gli anziani, l'attenzione, consideriamo anche una cosa, che a differenza dei censimenti generali, dove era possibile fare un'azione dove noi
comunque tutta la popolazione straniera o tutta la popolazione, diciamo, di anziani l'avremmo raggiunta. Una campagna campionaria rispetto ai comuni coinvolti, campionaria rispetto al numero di famiglie coinvolte, rende molto molto più complesso intercettare a tipologie pubblici e fasce più difficili da raggiungere. Quindi rispetto agli stranieri abbiamo immaginato questo tipo di azione. In passato avevamo lavorato invece in occasione del censimento generale con le associazioni di riferimento e fatto operazioni proprio mirate, ma perché era più ampio proprio la platea delle persone, diciamo, della popolazione coinvolta. Per quanto riguarda gli anziani invece noi non abbiamo tutta la campagna, comunque prevede azioni tradizionali attraverso i media tradizionali, attraverso la stampa, attraverso, quindi con azioni di ufficio stampa, quindi attraverso la stampa, e le operazioni che noi facciamo attraverso la televisione, il placement, gli spot, puntano proprio a questo tipo di pubblico che ha chiaramente una maggiore difficoltà o una maggiore resistenza. In ultimo, la diffidenza verso i rilevatori. I rilevatori che si affacciano, che bussano alla porta delle famiglie, bussano nei palazzi, all'interno, diciamo, dei palazzi viene sempre, ma questa è un'operazione, diciamo, che non definiamo come comunicazione, ma fa parte proprio del disegno censuario. Ci sono delle locandine informative che spiegano, che anticipano la venuta del rilevatore. Quindi noi predisponiamo normalmente nella fase di raccolta, diciamo, quando viene inviata anche l'informativa alle famiglie, stiamo parlando, diciamo, durante il processo ordinario, insieme all'informativa predisponiamo un flyer, un pieghevole che spieghi e che anticipi anche la modalità e la visita del rilevatore. Quindi compatibilmente, diciamo, con la difficoltà di intercettare, di non parlare a tutta la popolazione, ma a regime 1.400.000 famiglie, voi capite che anche percentualmente diventa difficile andare a intercettare il campione della specifica, diciamo, il campione straniero piuttosto che anziano. Però ecco, la logica, quello che abbiamo provato a fare era proprio questo. Quindi abbiamo trovato una risposta in queste due scelte specifiche. Grazie Michela, continueremo a trovarle e a essere sensibili alle sollecitazioni che ci dovessero arrivare anche dall'esterno e che stanno effettivamente arrivando per tutti i panelist e anche per la comunicazione. Quindi abbiamo richieste di incontri e, come vi accennava Michela nel suo intervento, sì, ci saranno. Dopo il 15 dicembre partiremo con un evento nazionale e poi naturalmente torneremo sui territori, perché se già prima eravamo convinti dell'importanza del territorio, da oggi ne siamo ancora assolutamente più certi. Poi ci sono una serie di sollecitazioni che ci arrivano ad incrementare la collaborazione che cogliamo, e poi c'è un leitmotiv dei piccoli comuni che invece si riagganciano al grido di dolore, passatemi l'espressione, di Simona Coccetta, e anche alla paura che nel proseguio la situazione peggiorerà, soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni. In particolare non mi voglio sottrarre a una domanda fra le tante di questo genere, perché in qualche modo sembra metterci un po' in mora a tutti, e quindi io ve la pongo, poi chi vuole dei direttori di Istat interviene. Poggio Caiano, i piccoli comuni o almeno alcuni di essi dove non sussiste neppure un ufficio di statistica sono in grave difficoltà nel lavorare per la carenza di risorse umane, tecniche e finanziarie, a fronte di un contributo economico sempre più scarso erogato da Istat, che non consente di rendere appetibile la prestazione da parte dei rilevatori. Questa realtà è a conoscenza degli uffici regionali dell'Istat già dall'inizio del censimento permanente, ma non è ancora stata data, ci dicono, nessuna risposta. Pensate di intervenire su questa problematica concreta che rischia di bloccare il nodo fondamentale della rete di rilevazione? Non so qui se vogliono rispondere Gazzelloni o Menghinello o tutte e due, ma di tutte le domande che stanno continuando ad affluire via mail, via schermo e addirittura via WhatsApp sul mio numero, ho cercato, per motivi chiaramente di brevità, di accorparle per argomenti, non evitando quelle che magari ci pongono una questione critica. Saverio, vuoi dire tu qualcosa? Stefano, volete dire voi? Ditemi chi parla e io vi do la parola.
Inizio io? Sì, la tematica è molto presente all'Istat e l'Istat ha sempre fatto il possibile per andare incontro a questa situazione, fermo restando che l'Istat non ha un'autonomia finanziaria in questo senso, né tantomeno una, diciamo, potenza di fuoco che possa agire direttamente sugli assetti organizzativi e istituzionali delle singole realtà locali. Questo è un limite che noi abbiamo e che vorremmo tanto superare, ma non ce la facciamo, nel senso che noi abbiamo un budget che ci viene messo a disposizione dal governo, questo budget lo cerchiamo di investire nel modo migliore possibile, i censimenti in qualche modo hanno avuto sostegno finanziario da parte del governo in un'ottica di razionalizzazione e progressiva efficienza di tutto il sistema, per cui appunto c'era anche un'altra domanda sparsa tra le tante che parlava della riduzione delle risorse, quello sì sta nel piano finanziario che è stato accordato all'Istat dal Ministero dell'Economia e Finanza, per cui cioè, noi sappiamo che in qualche modo la sfida che ci viene posta davanti è sempre la solita, è quella di fare meglio, di più e con di meno, che è veramente, diciamo, una cosa molto difficile, lo è per il piccolo comune come lo è per l'Istat nel suo complesso quando parliamo della funzione statistica. Io, se posso, diciamo, prendermi un minuto, mi collegherei a tutti i discorsi, allora così anticipo anche quello che volevo dire, mi collegherei a tutti i discorsi che hanno fatto sia Paolo che Simona, perché appunto li condividiamo da tempo e sappiamo bene qual è la prospettiva. Abbiamo messo in piedi un progetto su cui vorremmo andare avanti rispetto alla valorizzazione delle reti dei rilevatori per far sì che un censimento permanente possa diventare effettivamente, no, un volano di un consolidamento della funzione statistica nell'ambito del SISTAM e quindi cioè anche in ambito comunale. Il fatto di avere ogni anno delle strutture che si devono rapportare a un processo così complesso è una forma di investimento, quindi da un lato, l'abbiamo discusso tante volte, da un lato è la richiesta di uno sforzo in più, dall'altro è anche però, diciamo, il sostegno alla valorizzazione di una funzione. Detto questo, siamo anche coscienti che dati i nostri limiti, che erano quelli che richiamavo all'inizio, ci dobbiamo muovere anche su un piano strettamente operativo, quindi noi ci troviamo in un momento in cui tutto il sistema delle statistiche sulla popolazione è stato in qualche modo scosso alle sue fondamenta, perché sta cambiando il sistema di calcolo della popolazione basato sui flussi anagrafici che danno anche gli aggiornamenti mensili, è cambiato il censimento, è subentrata NPR, ci stanno una serie di perturbazioni enormi che noi nel giro di qualche anno dobbiamo di nuovo rimettere a sistema. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo attivato delle consultazioni molto operative adesso con alcuni comuni, e qui ringrazio i colleghi dell'USCI che ci stanno veramente dando sponda in senso positivo a questo livello, per cominciare a individuare proprio dei nodi fondamentali di questa problematica. Cioè, per fare degli esempi, ci vediamo anche con alcuni comuni proprio faccia a faccia, perché magari è possibile incontrare direttori di sezione che stanno gestendo insieme la funzione statistica, insieme a quella informatica, insieme a quella anagrafica, oppure direzioni che mettono insieme stato civile e anagrafe e però non vedono l'ufficio di statistica. Quindi stiamo cercando di cominciare a entrare un pochino nel dettaglio proprio delle problematiche anche interne. Ovviamente questo è un lavoro certosino che stiamo facendo anche noi, in presenza di scarsità di risorse, anche noi abbiamo lo stesso problema di scarsità di risorse e stiamo iniziando piano piano per capire, per vedere come affrontare la cosa. Appena abbiamo un quadro un pochino più generale, e parlo di qualche mese, proprio per poi sfruttare chi diceva che il 20 potrebbe essere un momento utile, mi sembra Paolo facesse questo riferimento al fatto che lo stop del 20 potrebbe essere sfruttato in questo senso. Appena abbiamo, diciamo, degli elementi di certezza maggiore, ovviamente non vogliamo continuare a fare il lavoro certosino di scouting con pochi comuni, ma vorremmo cominciare a generalizzare alcune linee di attività che fanno essenzialmente riferimento al problema di formazione, perché appunto, come ci dicono anche i piccoli comuni, il fatto che ci sono poche risorse, che c'è un turnover, che chi arriva non è formato, non conosce la demografia, non conosce le statistiche sociali. Quindi cioè, abbiamo un filone proprio tematico di formazione sui contenuti di quello che in qualche modo facciamo circolare dentro gli uffici, e qui mi riaggancio al fatto che
va potenziata infatti la funzione di analisi e di competenza per fare l'analisi, così come gli vogliamo inserire anche nuovi strumenti per contribuire alla qualità di costruzione del dato. Non è vero che l'inserimento di ANPR esclude del tutto i comuni dalle responsabilità della qualità del dato, però non posso aprire questo discorso perché è troppo lungo, ma anche su questo livello noi vogliamo proprio fare delle proposte concrete, così come vogliamo fare delle proposte concrete. Io ho accennato questa cosa molti mesi fa a Serenella, poi ovviamente la dovremmo riprendere insieme nello sviluppo del 2020. Cioè nel 2021, quando dobbiamo trattare il 2020, di lavorare molto su prodotti e su pacchetti di diffusione che potremmo stabilizzare a livello comunale, così come a livello regionale o provinciale, nel senso che sappiamo benissimo che se noi diamo una sponda, un aiuto sul piano proprio della standardizzazione anche delle analisi che si possono fare con cadenza regolare sul territorio, possiamo mettere in campo tutta una serie di diffusioni mirate che ovviamente devono andare a sensibilizzare chi deve essere sensibilizzato. Poi chi deve essere sensibilizzato, come ci siamo detti tante volte con Paolo, dobbiamo anche incontrarlo direttamente, e quindi cioè, noi contiamo moltissimo sull'aiuto che ANCI ci può dare in questo senso, perché man mano che questo pacchetto si generalizza, si concretizza, lo estenderemo pure agli ufficiali di anagrafe stato civile, cioè abbiamo un'interlocuzione ovviamente anche con Anusca. Man mano che questo pacchetto, che questo approccio si stabilizza, lo dobbiamo in qualche modo mettere sul piatto proprio di fronte a chi deve in qualche modo capire che in questo quadro generale l'informazione statistica a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale non può essere certo messa, diciamo, in secondo piano. Quello che è successo sui decessi tra marzo, aprile e maggio, insomma, ci dovrebbe far riflettere un pochino a tutti quanti su quanto poi un'informazione tempestiva è stata importante per tutti, insomma. Grazie Saverio, darò un ultimo giro di microfono a tutti, ma intanto vi voglio segnalare ulteriori provocazioni che ci vengono dal territorio e che in questo caso però si rivolgono al Ministero dell'Interno, ma avendo io lavorato a lungo in quel Ministero non potevo non prestare attenzione. Dal territorio ci dicono che il Ministero dell'Interno deve dare delle priorità e stabilire quali sono i dati, se è l'ANPR o quant'altro. Quindi magari ci faremo parte diligente anche nel trasferimento di questo tipo di domande ai colleghi del Ministero dell'Interno. Volevo comunque dire che poi ci sono dei fatti e dei prodotti a garanzia di tutta questa collaborazione che non passa soltanto dalle persone, che non passa soltanto dalla digitalizzazione, ma poi passa da atti concreti. E rispetto alla collaborazione tra Istat e enti locali, mi piace ricordare questo protocollo che si rivolge e comprende province, comuni e regioni, proprio in questa direzione. Vi lascio la parola per un ultimo giro, magari anche per tirare le fila del ragionamento, e poi invece naturalmente vi lascio una serie di appuntamenti, visto che abbiamo compreso, Micaela, che la comunicazione sui censimenti, noi eravamo già convinti, però è proprio parte, leva cruciale in questo processo. Cominciamo come prima, da Menghinello, poi Fedeli, fino all'ultimo chiude testa e vi lascio la parola direttamente per guadagnare tempo. Grazie. No, diciamo, io volevo intervenire su due aspetti in modo complementare a Saverio. Allora, diciamo che noi effettivamente abbiamo un budget definito, quindi imposto dall'esterno, tuttavia non sono mancati i segnali di attenzione verso i comuni. Ricordo che nella fase più critica della pandemia, fondamentalmente per quanto riguarda le indagini AVQ, l'Istat non ha modificato i contributi ai comuni consentendo il cambio di tecnica. La stessa cosa non è stata fatta con le società esterne. Con le società esterne abbiamo cambiato la tecnica e abbiamo ridotto, diciamo, il compenso unitario. Ovviamente anche queste iniziative sperimentali in qualche modo sono una scelta dell'Istat di continuare a spendere soldi e a investire nei comuni. Potevamo semplicemente nel 2020 non fare nulla. Quindi diciamo quello che noi abbiamo come disponibilità finanziaria, siamo ben disposti a spenderlo e a investirci. Quindi su questo ci sono segnali, a mio avviso, chiari.
Ecco, sull'altro aspetto, secondo me, diciamo, io colgo, diciamo, sicuramente il suggerimento di compattare un po' i ranghi, serrare le fila, cioè in qualche modo le risorse sono scarse sia nei grandi comuni, nei piccoli, ma anche all'Istat, quindi purtroppo noi non possiamo imporre un'assunzione generalizzata di statistici nel paese, magari insomma, è meglio che assumiamo medici e infermieri in questo momento, però quello che possiamo fare è aumentare l'integrazione e la rete. La lista da qualche anno ha, diciamo, abbandonato un sistema stovepipe, cioè di indagini verticali. Purtroppo all'interno dell'istituto questo non esiste più, le persone lavorano su indagini diverse, processi diversi, purtroppo siamo un po' in ritardo all'esterno, cioè effettivamente l'interlocuzione con i comuni è sulle singole linee, cioè diciamo vi arrivano circolari, vi arrivano comunicazioni, indagine per indagine. Ecco, su questo, come dice Saverio, io ovviamente ho preso la sua eredità, indegnamente anche per molte cose, fondamentalmente ci stiamo investendo, quindi c'è un progetto di c'è un capo servizio che si chiama Sara Demofonti, che è uno dei miei diretti collaboratori, insomma estremamente valida. Lei si attiverà su un progetto delle reti, quindi quello che ha concettualizzato e progettato Saverio verrà implementato, cioè il rapporto con i comuni basato sulle singole indagini non funziona, bisogna creare sinergia. E questo lo faremo, anche semplificare, cioè anche fare comunicazioni integrate e formazione anche integrata. Grazie. Massimo Fedeli. Sì, un solo cenno, perché poi c'è stato un passaggio insomma, che ha riguardato il Sistan, che potrebbe essere utile a questa discussione, anche legata appunto alle risorse. Allora, l'Istat, penso insomma lo sanno tutti i nostri interlocutori, è stato individuato come polo strategico nazionale, e nell'ambito di questa, diciamo, candidatura, che poi è stata ben accolta, l'Istat potrà quindi, nell'ambito di questo ecosistema del Sistan e quindi agli uffici di statistica comunali, erogare, diciamo, dare maggiore forza anche all'erogazione di servizi legati appunto alla gestione statistica, all'analisi, no? Io ho sentito parlare di capacità di integrazione dei dati, no? Possibilità di integrarli, fruirli, non solo avere il dato, ma anche l'analisi su questo dato, no? Allora, lo sforzo che stiamo facendo, giusto un accenno, perché poi meriterebbe proprio una sessione ad hoc, lo sforzo che stiamo facendo è quello di capire come possiamo dare dei servizi anche statistici ai comuni, soprattutto i piccoli, che poi non hanno, magari hanno meno risorse da questo punto di vista, ma anche ai grandi, per poter fare questo tipo di elaborazioni. Questo potrebbe liberare risorse poi per appunto queste tematiche che riguardano il personale. Quindi questo è un elemento da considerare. C'è anche questa dinamica parallela che sta crescendo e nascendo, che potrebbe dare un contributo, potrebbe dare una mano. Mi rendo conto che ho buttato lì una mina, una bomba di quelle clamorose a 3 minuti dalla fine dell'E, però insomma era un elemento che volevo dare, perché insomma non ci dimentichiamo che c'è anche questo elemento che poi può aiutare. Ma non ti dimenticare che c'è Forum PA, quindi ce lo racconti la prossima volta e noi rinvitiamo tutti ad ascoltarci. Perfetto. Di corsa gli altri relatori. Grazie Massimo Fedeli. Una precisazione rispetto alla data di riferimento dei dati del piano di diffusione 2018-19, 31 dicembre per ciascun anno. Altra considerazione, chiudo, rispetto alle popolazioni critiche, pensionati piuttosto che stranieri. Siamo più tranquilli sui pensionati perché esiste una fonte amministrativa potentissima, che è il casellario dei pensionati. Sappiamo anche dove sono residenti, se in Italia o all'estero, ed è un'ottima fonte di confronto con il registro di base degli individui. Più sforzi nella comunicazione invece dovremo concentrare per la popolazione straniera, soprattutto nelle aree più periferiche del paese, delle grandi città. Ecco, grazie. Grazie a te Gerardo Gallo. Michela Pacello. Allora, parto dagli stranieri. Sicuramente noi ripartiremo, riprenderemo, ritireremo le fila con diciamo appunto tutti i responsabili delle principali testate che parlano a queste comunità straniere,
offriremo loro dei pacchetti adesso, anche soprattutto legato alla fase della diffusione dei dati. Lì sarà un lavoro ovviamente di squadra, dovremo tirare fuori delle informazioni che possano essere utili alle comunità di riferimento, cioè noi dobbiamo restituire, quindi non possiamo solo fare un'operazione di call to action, di motivazione, ma anche di restituzione, di dare visibilità a questi stranieri. Quindi questo per un verso. L'altro aspetto invece rispetto alla sollecitazione generale dell'importanza comunque di costruire in termini di comunicazione dei pacchetti informativi con un dettaglio, un maggiore dettaglio territoriale che possa essere una lettura dei dati, ad esempio, che può essere di tipo regionale. Ora stiamo ragionando su come tradurre in prodotti anche i dati che appunto poi avranno un livello comunale. Ecco, noi non potremo declinare prodotti comuni di comunicazione per 8.000 comuni, ma una riflessione su pacchetti informativi e di comunicazione con un dettaglio regionale è una riflessione su cui noi stiamo ragionando. Grazie Michela Pacello. Simona Coccetta, hai visto quanti sono stati d'accordo con te? Come si dice, vedendo chi sono quelli che partecipano al nostro seminario, mi piace vincere facile, nel senso ovviamente con tutti i comuni sappiamo purtroppo qual è il polso della situazione. Ma diciamo per tornare un po', no? Il titolo del nostro incontro è strategia dell'emergenza. Allora, diciamo, diamoci dei compitini, ognuno per il suo, per fare in modo di superare questa emergenza e sperare in un futuro della statistica migliore. Sicuramente un rilascio tempestivo dei dati da parte dell'Istat, con particolare riferimento ai dati sul territorio, una campagna di comunicazione mirata e però assolutamente diffusa, potrà aiutare. ANCI dovrà aiutarci invece sponsorizzando un po' la funzione statistica a livello di amministratori e decisori, quindi nelle loro occasioni anche nazionali, appunto, sponsorizzare la funzione statistica. USCI continuerà sempre, insomma, con l'impegno dimostrato finora, a collaborare con Istat per programmare le varie strategie censuarie, per anche alla formazione che prima avevo dimenticato, e allo stesso tempo a cercare di aiutare i piccoli comuni a barcamenarsi in questo periodo. I comuni, un appello un po' ai comuni, cerchiamo di sopravvivere a questo periodo continuando a promuovere anche con le pochissime risorse che abbiamo la diffusione della cultura statistica tra i cittadini e tra gli amministratori, perché solo in questo modo potremmo avere la giusta visibilità. Proponiamo noi i dati, facciamo capire quanto sono importanti questi dati per il territorio. E quindi, ecco, speriamo, se ognuno farà del suo, di riuscire a migliorare la situazione. Una bellissima citazione di Don Pino Puglisi che mi fa sempre venire i brividi: se ciascuno fa una parte, poi le cose vanno meglio. Cedo la parola a Paolo Testa, se è ancora tra noi. Paolo, non ti vedo. Come mai? Io ci sono. Eccoti, mi sentite fantastico, almeno? Assolutamente, eccoti qui. No, ma solo al volo, no, confermo quanto ci siamo detti. Un minuscolo richiamo, consentitemelo, perché abbiamo parlato di piccoli comuni, di medi comuni, di grandi città. Ci sono collegate, ho visto, anche diverse città metropolitane, un livello istituzionale che non possiamo assolutamente dimenticare, anzi, che ha, come sappiamo, a cui sono state attribuite funzioni fondamentali di programmazione e di pianificazione strategica del territorio, che è tutta basata ovviamente sulla conoscenza del territorio e delle comunità, per cui mi fa piacere anche ricordare loro. Io confermo l'impegno a partire da subito nei gruppi di lavoro che Istat ha costituito sul censimento, e quindi con particolare io personalmente, diciamo, avrò il piacere di impegnarmi su quello sulla comunicazione, perché io credo che sia una davvero funzione fondamentale per i nostri comuni, ma ovviamente l'attenzione la porremo su tutti. Così come diciamo, voglio chiudere con una nota positiva, con una piccola lente positiva da
attraverso cui osservare la nostra realtà, sicuramente c'è molto molto da fare, ma posso testimoniarvi che in questi 10 anni da capo dell'ufficio studi di ANCI ho visto mutare l'atteggiamento in molti amministratori, soprattutto nei più giovani, soprattutto in quelli che hanno una formazione, se volete, anche accademica un po' più solida nei confronti, nell'approccio con i dati e con la conoscenza, e confido che lavorando insieme come stiamo facendo e come credo oggi sia visto in modo molto molto chiaro grazie a Istat e grazie a USCI, questa cultura delle decisioni guidate dalla conoscenza sarà sempre più diffusa e solida anche tra i nostri amministratori locali. Grazie davvero. Grazie a te davvero tanto, Paolo. Si potrebbe concludere con un conoscere per decidere. E ringrazio ovviamente tutti i panelist, ma ancora di più, permettetemi, ringrazio gli oltre 300 partecipanti che ci hanno seguito dall'inizio quasi fino alla fine, ma siamo attorno ai 300 anche adesso. E come vedete, non so se avete avuto modo di vedere, ma abbiamo tantissime domande. Inseriremo domande insieme alle slide in sezione dedicata. Continuate a seguirci sui censimenti permanenti l'Italia giorno dopo giorno, e non dimenticate l'appuntamento che vi do per Forum PA, dove molti degli interlocutori che avete visto, ma anche altri, si riconfronteranno su questo tema. E naturalmente l'appuntamento di Forum PA sarà anche rivisto alla luce delle vostre considerazioni, a partire da un panel a cui io tengo personalmente nella mia doppia veste di direttore della comunicazione e della diffusione, perché dedicheremo un ampio panel a tutte le modalità delle diverse modalità di rilascio dei dati, e vedrete che ci saranno delle scoperte interessanti. Massimo Fedeli potrà invece approfondire i ragionamenti che aveva iniziato pochi minuti fa. L'appuntamento è dal 2 al 6 novembre. Non vi so dire con esattezza ancora quando andremo online, ma l'appuntamento è già fisso. Ringrazio davvero tutti. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Un ringraziamento a Pomiglio Bloom, ci ha accompagnato in questo percorso con una regia che non ci ha fatto sentire soli, ci ha supportato in tutto e per tutto, quindi grazie anche a loro, e come sempre, perché se lo meritano, un grazie alla direzione della comunicazione e della diffusione, che sta portando avanti, secondo me, con coerenza e determinazione e davvero con convinzione la narrazione dei censimenti.